Questo tienilo basso. Buonasera a tutti. Buonasera. Consiglieri, buonasera, teniamoci pronti che iniziamo il consiglio comunale. Io a breve, 30 secondi, darò inizio alla seduta. Signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, vi comunico che in ottemperanza al regolamento per il servizio di videoripresa e trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, adottato con delibera numero 41 del 10 luglio del 2012, la seduta odierna sarà ripresa con un sistema di telecamera a circuito chiuso, trasmessa in diretta streaming e successivamente in differita attraverso il sito web istituzionale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'ente e di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. Comunico inoltre che, in attuazione dell'articolo 73 del decreto legge numero 18 del 17 marzo del 2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio del 2020, le sedute del Consiglio Comunale si svolgeranno in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Procediamo all'appello. Terra. Presente. Zallucchi. Presente. Cola, Sì. Di Marcantonio. Di Marcantonio. Assenta. Fioratti. Presente. Moroni. Presente, Presidente. Ortolomeotti. Bortolomeotti, assente. Lombardi, Presente. Petito, Presente. Iaco Angeli, Presente. Ok. Diamanti. Ma ce l'ha? Ok, ci vediamo, va bene, ok. Consigliere Fioratti, gentilmente l'audio. Diamanti, assente. De Maio, presente. Marchitti. Presidente, mi scusi, mi aveva già chiamato, avevo detto presente. Benissimo, consigliere Diamanti, la sento adesso. Allora la richiamo, eh. Diamanti. Sente, grazie. Grazie a lei. Marchitti. Presente. Di Leonardo. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Vulcano. Boi. Boi. Assente. Renzi. Presente. La Pegna. Presente. Lazzarini. Presente. Grammatico. Presente. Giusfredi. Presente. Zingaretti. Presente. Giovannini. Presente. Venti presenti, la seduta è valida. Mi ha chiesto la parola il consigliere Marchitti. Ne
per presentare una mozione, ma io chiedo al consigliere Mattitti e a tutti i consiglieri presenti di poter passare direttamente al primo punto all'ordine del giorno, in modo che così consentiamo anche al nuovo consigliere di partecipare alla seduta del Consiglio Comunale in maniera completa per quanto riguarda tutti i punti. Okay. Presidente. Va bene, consigliere Marchitti? Sì, sì, d'accordo, grazie. Grazie a lei. Fai chiamare un attimo il giusto. No, la Giuliana sta qua, può entrare. Però se puoi chiamare Gianluca per sentire un po' meglio l'audio. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Surrogazione del consigliere comunale signor Omar Ruberti. Allora, visto che il consigliere comunale Omar Ruberti della lista Antonio Terra Sindaco, con propria nota acquisita al protocollo generale dell'ente con il numero 67029 in data 6 agosto del 2020, ha comunicato di rassegnare le dimissioni dall'incarico su indicato. A tal fine richiamo l'articolo 38,8 del decreto legislativo del 18 agosto del 2020 numero 267, l'articolo 45 del decreto legge del 18 agosto 2000 numero 267/4, l'articolo 32 del vigente statuto comunale e gli articoli 7 e 3 del vigente regolamento del Consiglio Comunale che recitano: il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se provenuta, viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Considerato che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero al momento in cui subentrano per surrogazione, il Consiglio Comunale procede alla convalida del consigliere sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità. Contestualmente, il Consiglio Comunale prende atto dell'inesistenza delle cause di incompatibilità, ovvero avvia le procedure di legge. In relazione a quanto sopra espostovi, la signora Mariana Julian è risultata prima dei non eletti alle elezioni per rinnovo del Consiglio Comunale del 10 e successivamente 24 giugno 2018 nella lista Antonio Terra Sindaco. Pertanto, il seggio precedentemente occupato dal signor Omar Ruberti deve essere attribuito alla signora Mariana Julian. A questo punto faccio l'appello per la votazione. Consiglieri, attenzione per favore che procedo alla chiama per la votazione. Terra. Sì. Zanlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Assente. Fioratti. Sì. Moroni. Sì. Bortolameotti. Assente. Lombardi. Sì. Petito. Sì. Iago Angeli. Diamanti. Diamanti. Sì. De Maio, sì. Marchitti. Sì. Di Leonardo. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Sì. Boi. Boi. Assente. Renzi. La Pegna. Sì.
Lazzarini. Sì. Grammatico. Sì. Giusfredi. Sì. Sì. Giovannini. Sì. Con 20 voti favorevoli il punto all'ordine del giorno è stato accolto e quindi delibero di surrogare per le motivazioni indicate in premessa il consigliere Omar Roberti con la signora Giulia Mariana e di convalidare la suddetta surrogazione sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Abbiamo bisogno in questo caso dell'immediata esecutività in modo che la consigliera Mariana Iuna possa essere presente fra noi, quindi devo ripetere l'appello e la votazione. Procedo alla chiama. Terra. Sì. Sanlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Assente. Fioratti. Sì. Moroni. Sì. Bortolomeotti. Assente. Lombardi. Sì. Petito. Iago Angeli. Diamanti. Sì. De Maio. Sì. Marchitti. Marchitti. Sì. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Boi. Assente. Renzi. Sì. La Pegna. Sì. Lazzarini. Sì. Grammatico. Sì. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Giovannini. Sì. All'unanimità e quindi delibero di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 4 comma del decreto legislativo 267 del 2010. Allora io invito il consigliere Mariana Julian, a cui faccio i complimenti e un bocca al lupo per il lavoro, tanti auguri. Consigliere, le cedo la parola se lei vuole dire qualcosa. Sì, sì. Prego, lei ne ha portato. Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, colleghi, consiglieri ed assessori, nonché personale del Comune che oggi pomeriggio sta al lavoro. Veramente per me oggi a metà agosto, un giorno che dovremmo forse stare in un altro posto, oggi ci troviamo qui e provo una grande emozione ritrovarmi di nuovo in veste di consigliere. Se il Presidente mi permette, vorrei brevemente presentare un excursus della mia vita partecipe alla politica del territorio. Prego, consigliere, la facoltà, prego. Oggi, 13 agosto 2020, per la seconda volta su 4 candidature, cominciando dal mio anno zero 2005, ho il grande onore di accettare e coprire l'incarico di consigliere comunale nella lista Antonio Terra Sindaco, colui che è stato anche l'artefice della mia candidatura nel 2009 con la lista Forum. Impegno, devozione, senso di responsabilità sono state sempre le mie parole d'ordine. Per chi non mi conosca, mi presento. Sono Julian Mariana, di nazionalità romena, cittadina italiana per adozione, in Italia dal 1988, di professione medico che svolgo ad Aprilia, città dove abito effettivamente dal 1993. Mi sono da subito inserita nel tessuto sociale e lavorativo della città. Nel 2009, forte del legame che si era creato tra me e la città, molto simile alla mia città nativa, che per vari aspetti geofisici, culturali ed altro
e spinta dalla gran voglia di cambiamento della nostra città, decisi di entrare nelle file delle liste civiche e di dare il mio contributo attraverso la mia candidatura a sostegno del candidato sindaco d'allora, Domenico D'Alessio. Fu proprio Tonino Terra a chiedermi di candidarmi nella Neolista Forum, fondata da soci con nomi già conosciuti alla politica locale, compreso il suo. Per Forum e per le altre liste civiche della coalizione, quell'anno 2009 fu un trionfo. Forum non solo vinse, ma portò in consiglio comunale il più alto numero di consiglieri. Se ricordo bene, 5 i consiglieri comunali. Uno di questi fu proprio la sottoscritta, vari presidenti di commissione, coprivo la carica di presidente commissione cultura, 2 assessori, la nomina del vice sindaco Terra, uno dei fondatori della lista. Per me furono anni bellissimi di grande impegno civico e politico, di lavoro sul territorio e di risultati, finché la sorte decise diversamente, portandoci via per sempre il caro amico e sindaco Domenico D'Alessio, lasciando dietro tanto dolore e tanta tristezza, ma anche la forte voglia di tutti noi di continuare il progetto politico da lui disegnato. Era un atto dovuto alla sua memoria e alla città di Aprilia che tanto aveva amato. Il tempo scorre inesorabilmente, la città con tutte le sue esigenze attende risposte, soluzioni e si prepara per le nuove elezioni di giugno 2013. Corrono in gara partiti e liste civiche e dopo una seconda ed indiscutibile trionfale vittoria delle liste civiche, Antonio Terra, conosciuto da tutti come Tonino, nato, cresciuto e formato ad Aprilia, abile politico, con spiccato spirito imprenditoriale, oramai da più di 20 anni sulla scena politica apriliana, viene eletto primo cittadino di Aprilia. Sarà il sindaco di tutti. Anche quell'anno mi candidai con la lista Forum e continuai a sostenere da fuori palazzo la progettualità della coalizione. Continuai ad occuparmi di varie situazioni che richiedevano attenzione da parte dell'amministrazione comunale e della politica, sempre con il sostegno della propria lista, della stessa coalizione e del primo cittadino, che mi hanno sempre supportata nel trovare migliori soluzioni per le problematiche del territorio da me riportate. La politica è vero, è passione, è dedizione, coinvolgimento, tempo. Il lavoro altrettanto, così che decisi di prendermi una tregua per dedicarmi parte del tempo a delle situazioni lasciate un po' indietro. Non fu possibile e dal richiamo della lista di cui orgogliosamente facevo parte non potete dire di no. I candidati alla lista Forum erano tanti e si aprirono le file di una lista parallela, la lista Terra Sindaco. Stesse progettualità dell'intera coalizione, ma candidati nel 2018 per la carica di consigliere comunale e per poco rimasi fuori. Oggi, in merito alla situazione politica creatosi, la sottoscritta, primo candidato non eletto della lista Antonio Terra Sindaco, per rispetto degli elettori ai quali ringrazio e del nome del sindaco, ritiene che sia doveroso e coerente ricomporre la lista, cominciando da me, ed esercitare il ruolo di consigliere comunale esattamente quale rappresentante della lista Terra. Ai 4 consiglieri, Ruberti, Petito, Iaco Angeli e Diamanti, portati al successo proprio dalla lista Antonio Terra sindaco e dai quali auguro buon lavoro, esprimo le mie perplessità nel non essere mai stata coinvolta nella condivisione del percorso che poi ha portato alla nascita di Piazza Civica. Dopo il fermo estivo dei lavori, credo che sia necessario che la lista Antonio Terra sindaco, sopravvissuta a questo evento, abbia pari dignità e meriti, come tutte le altre liste che compongono questa maggioranza, di essere rappresentata al governo della città. Buon lavoro a tutti e buon Ferragosto. Scusate l'emozione. Grazie, consigliera Mariana Julian. Le rinnovo gli auguri e il buon lavoro. Mi ha chiesto la parola, se inerente al punto all'ordine del giorno, il consigliere Giovannini. Sì, grazie. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Sì,
Alzi un po' la voce e il microfono, grazie. Mi sente? Sento adesso. Si sente? Okay. Sì, sì, prego. Allora, ovviamente per fare gli auguri alla nuova consigliera Giulia, la sua storia, lei ha fatto un po' un riassunto della propria storia. Ovviamente io, essendo un consigliere di lungo corso, conosco bene la storia, la conoscevo, e quindi gli faccio un bocca al lupo. Non voglio entrare nella polemica, cioè nel dibattito dell'ultimo calcio che ha fatto. Dico. Prego, prego. Non si sente, bisogna che si... Sì, prego, l'ascoltiamo, no. Consigliere. No, no, sentivo parlare, pensavo che c'era un problema di audio. Dico, ovviamente, ho visto che la sua dichiarazione che ha fatto, ovviamente, quindi ha fatto la dichiarazione di appartenere alla lista Tera, che era sparita in Consiglio Comunale, quindi oggi rientra ad essere presente nel Consiglio Comunale. Non entro nelle questioni che ovviamente apre una riflessione, insomma, ecco, si capisce che apre una riflessione all'interno della coalizione. Grazie, Presidente. Presidente, scusa, sono riuscito a collegarmi solo adesso. Chiedo scusa di non aver votato il tutto all'ordine del giorno. Faccio gli auguri al nuovo consigliere. Allora, grazie consigliere Bruno Di Marco Antonio. A questo punto, visto che ho fatto una dichiarazione, lo mettiamo presente. Credo di aver visto che si è unito alla riunione anche il consigliere Bortolomeotti. Mi dà conferma? Lo senti? Sì, allora benvenuto consigliere Bortolomeotti. Credo che si è prenotato il consigliere Moroni, da conferma? Sì. Grazie presidente. Facoltà, consigliere Moroni. Buonasera presidente, buonasera sindaco. Il mio intervento a nome di Unione Civica era esclusivamente per fare gli auguri di buon lavoro alla neo consigliera, che comunque, come raccontato, ha già una lunga esperienza amministrativa. Semplicemente, ecco, un augurio di buon lavoro e di proficua collaborazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Moroni. Si è prenotato il consigliere Giusfredi. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie presidente. No, io mi unisco a quello che sono stati gli interventi precedenti, e quindi anche io auguro un buon lavoro alla dottoressa Julian. Io ho avuto modo di conoscere la dottoressa non per motivi politici, ma in quanto dirigente scolastico, e quindi è motivo per me di soddisfazione che una persona come la dottoressa Julia entri in consiglio comunale, perché la conosco per la sua serietà e per le sue cose. È chiaro che oggi non è la giornata di riflessioni politiche rispetto a quello che è stato il suo intervento, perché chiaramente ci sono elementi di riflessione, ma credo che oggi ci limitiamo a augurargli buon lavoro, e penso che questo sia quello che ci compete oggi. Poi riflessioni politiche, analisi eccetera, li rimandiamo poi forse al periodo diciamo di ripresa delle attività diciamo comunali. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giusfredi. Si è prenotata la consigliera Lombardi. Prego, consigliera, ne ha facoltà. Grazie presidente, buonasera ai colleghi consiglieri e ai colleghi di giunta. Anche io volevo fare gli auguri alla Julian, con la quale abbiamo già fatto una parte di percorso insieme, della quale conosco l'onestà intellettuale, la voglia di contribuire al bene della nostra città. Quindi molto, molto semplicemente sono contenta di riaverla in squadra, di ricominciare a fare un percorso attivo, perché insomma lei comunque è sempre stata partecipe di quello che accadeva nella nostra città, però da consigliere comunale e collega mi fa veramente molto piacere accoglierla di nuovo nel consiglio comunale. Bentornata. Grazie
Consigliera Lombardi, ha chiesto la parola il consigliere Fioratti. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ma anche Aprilia domani si unisce al coro del bentornato alla dottoressa Julian. Anche io come Alessandra abbiamo già fatto un certo percorso assieme, quindi per noi è un bel ritorno, un buon ritorno, non una novità, quindi speriamo che conoscendola, cioè, come penso faccia, cioè, si metta con impegno e con abnegazione su tutte le questioni, quindi gli auguro un buon lavoro e un ben tornata con noi, grazie. Presidente. Grazie consigliere Fioratti, Presidente. Ha chiesto la parola il consigliere Zanlucchi. Prego consigliere, ne ha facoltà. Anche io faccio tanti auguri e bentornata alla Juliana. Anche io insomma ho già fatto il percorso precedente e sono molto contento del suo ritorno. Grazie consigliere Zanlucchi. Io non vedo altre prenotazioni. Bene, allora per riprendere i lavori del Consiglio Comunale cedo la parola al sindaco Antonio Terra che ha da fare delle comunicazioni. Un momento sindaco, Ilaria Iacoangeli, si è presentata la consigliera Ilaria Iacoangeli. Prego consigliera, ne ha facoltà. Grazie presidente, colleghi tutti, assessori, gentile sindaco. E anche noi come piazza pochissimo Cittadina. Consigliera, un attimo, prego. Sì, anche noi come piazza civica diamo il benvenuto alla consigliera Mariana Julian e insomma ci pregeremo di approfondire la conoscenza, quindi buon lavoro anche da parte nostra, grazie. Grazie a lei consigliera Iacoangeli. Allora, come dicevo, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, visto che non ci sono altre prenotazioni. Prima della lettura della mozione, così come prenotato dal Consigliere Marchetti, passo la parola al Sindaco Antonio Terra per le comunicazioni. Prego, Sindaco, lei ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Vabbè, le comunicazioni sono quelle di rito che avevamo previsto legate alla sostituzione di due assessori. Lo sapete tutti che abbiamo avvicendato due assessori, partendo dai ringraziamenti che faccio a chi diciamo, ci ha lasciato come assessori, all'assessore Codispo e a Michela Bioccati per il lavoro che hanno svolto, e chiaramente do il benvenuto a due neo assessori che ho nominato pochi giorni fa. Le deleghe che sapete tutti, assessore all'urbanistica Omar Ruberti e Monica Laurenzi all'ambiente, che in questi giorni insieme a me si sta occupando di questa vicenda, diciamo molto più importante, insomma, di queste diciamo tra virgolette questa fase che stiamo affrontando come amministrazione e come maggioranza. E le comunicazioni chiaramente sono relative a quello che è successo domenica sera e quello che sta succedendo questi giorni e quello che soprattutto dovremmo fare i prossimi giorni rispetto a questa tragedia, perché è una vera e propria tragedia quella che è successo sul nostro territorio. E tragedia che ho seguito da vicino tutti i giorni, sin da subito praticamente sul posto, e che adesso stiamo cercando di governare soprattutto per arrivare al completo spegnimento dei fuochi. Tra l'altro stamattina dell'incendio, tra l'altro stamattina c'è stato un vertice a Latina dove ho preso parte con il prefetto, con la prefettura, per fare il punto della situazione con tutti gli attori che questi giorni sono scesi in campo, dai vigili del fuoco, dalla ASL, dall'ARPA, dai carabinieri dalla provincia. Oddio, partendo da quello che è la vicenda in corso e quello che stiamo facendo, poi
è giusto anche relazionare il Consiglio Comunale in merito anche a quello che è lo stato di questo impianto che insiste sul nostro territorio dal 2900, dal 2009. Dal 2009. Allora, lì sapete tutti, c'è un impianto che adesso non c'è più, nel senso che è totalmente distrutto, un impianto di recupero per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. È un'azienda che opera da tanto tempo sul nostro territorio, penso ancora prima dell'edificazione del nuovo stabilimento, e sostanzialmente si occupa di recuperare la carta, cartone, la plastica, il vetro, il multimateriale sul nostro territorio, nella quasi totalità dei recuperi avviene nei confronti di aziende private. Lavorano anche qualcosa con il pubblico, anche con noi in questi anni hanno fatto delle piccole cose, ci siamo appoggiati quando abbiamo avuto la necessità, parlo di progetto ambiente, la necessità di avere un supporto da parte loro, così come abbiamo fatto un po' con tutte le aziende che sono presenti sul nostro territorio. Penso l'anno scorso con l'Umido siamo andati a Cisterna e quindi ci siamo appoggiati a una società della famiglia del prete che opera su Cisterna, quindi, ed è un'azienda che quindi attraverso la progetto ambiente diciamo conosciamo indirettamente. Poi al di là insomma qualche cosa che è stata scritta diciamo così questi giorni e che viene riportata di questa vicenda, su questa vicenda se noi siamo un'amministrazione come tante che sul nostro territorio operano tutti i giorni per portare a casa il compito che ci è stato dato anche di raccogliere e smaltire i nostri rifiuti. Questo lo facciamo direttamente attraverso alle tante aziende che abbiamo sul territorio e lo facciamo attraverso quelli che sono gli atti e le verifiche che in questo momento la norma, la legge ci dà, i riferimenti ci danno e lo facciamo tutti i giorni. Poi fare valutazioni di altro tipo sicuramente non comporta, non sono nei nostri, diciamo, atti quotidiani. Noi ci raffrontiamo e ci rapportiamo sulle quelle che sono le certificazioni che abbiamo sul tavolo rispetto a questa azienda. Con i se e con i ma non facciamo amministrazione, soprattutto non facciamo attività, non mettiamo in moto attività lavorative quotidiane. Se ci sono interdittive, se ci sono atti che ci dicono che l'azienda X o Y non è meritevole per qualche motivo di attività, di essere coinvolta in attività molto di gran lunga, molto limitate rispetto a quello che facciamo, chiaramente noi la escludiamo. Però questa è un'altra vicenda. So che oggi la Progetto Ambiente ha fatto anche un comunicato e quindi insomma andiamo avanti. Quello che è successo è che ha preso fuoco questa azienda. Chiaramente c'è un'indagine in corso e quindi non sappiamo se sia di natura delittuosa o perché qualcosa non ha funzionato lì all'interno di quell'azienda. È chiaro che il prodotto lavorato e il prodotto soprattutto stoccato di quell'azienda è un prodotto di notevole quantità. Questa azienda nel tempo è cresciuta a livello di prodotto che lavorano
La provincia nel 2013 ha accumulato circa 140.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi l'anno da lavorare, e quindi è un'azienda che sicuramente aveva non solo delle capacità, ma anche una consistenza non indifferente. E rispetto a questa consistenza è successo quello che avete visto tutti questi giorni, che state diciamo vedendo tutti i giorni. Quindi adesso verificheremo quello che saranno le risultanze di chi sta in questo momento svolgendo tutta una serie di attività di verifica e di analisi su quel sito. Da lunedì praticamente è iniziato, diciamo, subito dopo il primo grande incendio, tutto il lavoro difficile, non semplice da parte dei vigili del fuoco, tant'è vero che addirittura oggi pomeriggio hanno impiegato anche gli elicotteri, perché stanno rimuovendo, tecnicamente loro i vigili del fuoco chiamano smazzando tutto il prodotto che è presente all'interno dello stabilimento, quindi lo stanno rimuovendo e bagnando in continuazione. Perché una parte di questo prodotto è rimasto sotto e quindi potrebbe, così come avviene spesso, si riaccendono dei piccoli focolai, quindi c'è l'esigenza addirittura nella sua interezza, di rimuovere tutto questo prodotto e bagnarlo in maniera compiuta. Io mi auguro che entro domani, rispetto al lavoro che è stato svolto fino ad oggi, insomma, ci sia. Saranno terminati questi lavori e spento l'incendio che abbiamo avuto questa settimana. E da lì inizia un'altra fase, è già iniziata un'altra fase, perché al di là quelli che sono i rilievi importanti dell'unica centralina che è stata montata a ridosso, molto vicino allo stabilimento, dentro una dei lotti che confinano con questa azienda, che hanno certificato la prima notte quei valori così allarmanti. Il risultato della seconda e quelli che verranno sicuramente porteranno in un brevissimo tempo al rientro di quei valori rispetto all'incendio originario, alla prima notte soprattutto. È iniziata una nuova fase, perché questa mattina c'è stato un vertice con il prefetto, dove se tutto va come pensiamo, entro domani, massimo lunedì, verranno apportate modifiche all'ordinanza che ho emesso io sulla scorta delle indicazioni che mi ha dato la ASL di Latina, competente, che si occupa di queste vicende. E una nuova ordinanza che praticamente ci permetterà di governare una nuova fase, quella dello studio che è già iniziato da questa mattina. So che l'ASL ha già fatto i primi prelievi di questi 2 chilometri, che da più o meno da quello stabilimento vanno verso il mare, così per darvi un'indicazione, perché questo è quello che ha rilevato l'ARPA, diciamo la ricaduta più importante. Le ricadute più importanti eventualmente le troveranno, diciamo, verso quell'orientamento lì, quindi verso la via del Genio Civile, quindi verso quella zona lì, che praticamente dirige verso il mare. Quindi lì poi capiremo eventualmente se ci sono ricadute sulle attività agricole che in questo momento sono in essere, nel senso sulle culture che in questo momento stanno dando un minimo di produzione. So che stamattina hanno fatto dei prelievi sui pomodori, sul basilico. Quindi di questa vicenda, di un'analisi di questo tipo, ce ne siamo già occupati, se vi ricordate, per l'EcoX, perché una parte del territorio, Torre Bruna, per farvi capire, e un pezzo di Casalazzara ricadde sotto l'influenza di quell'evento.
di quell'evento, quindi lì capiremo nei prossimi giorni, io mi auguro prima possibile, se gli effetti saranno negativi e quindi rimuoveremo quell'ordinanza oppure c'è l'esigenza di fare qualche altra cosa. Una delle altre vicende che in questo momento stiamo attenzionando anche attraverso la provincia è quello di capire se il prodotto che in questi giorni è stato lavato, tra virgolette, quindi da tonnellate e tonnellate d'acqua, l'acqua sporca legata allo spengimento di questi fuochi sta percolando a livello di sottosuolo e quindi la provincia adesso si sta attivando perché lì c'era un depuratore che loro utilizzavano rispetto al tema diciamo, delle acque superficiali dei vari piazzali, stanno facendo le verifiche rispetto a questa ipotesi o no di percolazione e di analisi magari sul depuratore, il fosso che raccoglie eventualmente le acque di questa depurazione. Queste analisi ci permetteranno poi in maniera più compiuta di emettere sicuramente un nuovo programma o annullare una nuova ordinanza oppure annullare nella sua complessità l'ordinanza che in questo momento sta in vigore e molto probabilmente l'ordinanza che faremo da qui alle prossime 48 ore. Quindi questa è la situazione. Chiaramente il pensiero in questo momento va a chi insomma, sta subendo in prima persona questa vicenda, penso ai cittadini, la parte dei cittadini che vivono proprio a ridosso dello stabilimento, quindi veramente stanno collaborando in maniera insomma, evidente, insomma, ci stanno dando una mano in questo senso. E abbiamo mandato via, spostato solo 3 famiglie la sera stessa, una sta in albergo, quindi stiamo dando anche assistenza se ce n'è bisogno anche di questo tipo ai cittadini, due si sono spostati a casa qui in centro, a casa di familiari e di parenti. E poi soprattutto insomma, ecco, dobbiamo ringraziare in maniera forte anche quello che stanno facendo gli operatori dei Vigili del Fuoco e gli operatori nostri, soprattutto operatori non solo di Aprilia ma anche di altre città a livello di protezione civile, perché veramente soprattutto le prime 48 ore sono state ore drammatiche. I Vigili del Fuoco stanno lavorando H24, quindi fanno turni di 12 ore in un momento soprattutto particolare perché ci sono in corso altri incendi. Oggi addirittura siamo dovuti intervenire noi con l'Alfa direttamente per salvare una signora dentro casa da un incendio al centro della città di Aprilia, prima ancora che arrivassero i Vigili del Fuoco, perché chiaramente sono fortemente impegnati sul nostro incendio e soprattutto su tanti altri incendi. Niente, questa fabbrica nasce nel 2009, è autorizzata aggiungo qualche altra cosa, perché è giusto che aggiungiamo qualcosa a quello che è dalla provincia di Latina, nasce all'interno di un comprensorio urbanistico approvato dalla Regione Lazio nel 2000, un comprensorio urbanistico sotto normativa e quindi gestione da parte del Consorzio Industriale Roma Latina con le normative loro e quando è partito questo impianto è il Consorzio che ha espresso attraverso un documento la compatibilità urbanistica di questo tipo di attività industriale e o artigianale via di seguito. E quindi nel tempo questa azienda poi diciamo è cresciuta in termini di potenzialità lavorativi. L'anno scorso ha avuto un'ulteriore piccola autorizzazione di ampliamento di un piazzale, mi sembra a giugno-luglio del 2019. Alla fine
alla fine di quest'anno, praticamente alla fine di quest'anno, a scadenza dell'autorizzazione originaria che durava 10 anni, hanno presentato rinnovo alla provincia di Latina. Noi, rispetto a questo rinnovo, abbiamo, per quanto di competenza nostra, perché poi sul tavolo della conferenza ci vanno un po' tutti gli enti, ci va la Regione Lazio, l'ASL, l'ARPA, il Consorzio Industriale Roma Latina. Per quanto di nostra competenza, abbiamo espresso tutta una serie di osservazioni. I nostri funzionari se ne sono occupati di questa cosa, ma la conferenza non è mai decollata perché praticamente in relazione al Covid, al problema Covid, è un'altra vicenda della provincia. All'impianto gli è stata data una proroga e non si è mai entrato nel vivo poi eventualmente dell'analisi di questo rinnovo. Il tema di fondo, penso che è un tema che ci abbiamo tra l'altro sul tavolo, che abbiamo trattato poco tempo fa, quello nonostante i nostri pareri negativi, la Regione ha autorizzato un ampliamento sempre per dare la possibilità a queste aziende di costipare all'esterno prodotti che non riescono di fatto a piazzare, a vendere. Penso alla riga, no? Penso che ce ne siamo occupati tutti in commissione e in consiglio comunale. Quindi il tema di fondo di tutte queste vicende, ahimè, purtroppo, è quello. C'è una sofferenza totale da parte di tutti rispetto allo smaltimento di questi prodotti. Noi che come progetto ambiente che smaltiamo attraverso il CONAI, sia la carta, la plastica e tutto quello che raccogliamo, anche lì hanno in piedi le aziende che fanno parte della filiera del CONAI, hanno lo stesso problema, hanno tonnellate di prodotti stipati sui piazzali o all'interno dei capannoni e non riescono a smaltirle in maniera compiuta e diciamo veloce, perché noi continuiamo a produrre tra virgolette immondizia, però alla stessa velocità questi prodotti non riescono a essere reinseriti sul mercato in maniera compiuta e veloce, soprattutto secondo me senza che ci sia una normativa che spinga sempre di più le aziende che si occupano di questi prodotti a lavorare, avere delle possibilità, delle potenzialità di riutilizzo di questi prodotti in maniera più, diciamo, preminente rispetto alle loro attività industriali. Questo è un tema che ci abbiamo, che questa volta ci ha colpito, ahimè, da vicino, creando questo disastro veramente ambientale con una ricaduta. Sinceramente, in questi giorni abbiamo passato veramente dei giorni insomma, molto preoccupanti, tristi rispetto a questa vicenda, insieme a chi soprattutto si sta occupando di mettere in sicurezza una situazione di questo tipo. È un territorio che da sempre, l'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo, rispetto a queste vicende, abbiamo già dato. Ed è un territorio che sistematicamente però poi viene investito dalla richiesta di turno da parte di qualche industriale o imprenditore del settore. Oggi c'è sicuramente da affrontare un'emergenza, non ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo tanti comuni che hanno siti industriali, ci sono tantissimi siti industriali abbandonati, abbandonati non vuoti, purtroppo ahimè abbandonati pieni di immondizia, pieni di materiale che magari utilizzavano durante la lavorazione industriale. C'è un'emergenza vera in questo tipo, una preoccupazione vera, e se non facciamo qualcosa, e io parlo quando dico facciamo qualcosa, dobbiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che è stato fino ad oggi, nel senso abbiamo cercato di coinvolgere più a tutti i livelli la Regione Lazio, e a questo punto secondo me va coinvolto anche lo Stato. C'è l'esigenza di fare degli interventi di bonifica che preoccupano, perché sono situazioni molto simili a quello che è successo
questa settimana sul quel sito, con l'unica differenza che quello era un sito, tra virgolette, vivo, operativo, e questi siti sono addirittura abbandonati e spesso stanno in mano a procedure fallimentari o procedure legate a vicende legali, quindi in mano alla magistratura. C'è forte preoccupazione da sempre in questo e dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo fare, perché non è possibile ci sono tantissime situazioni di questo tipo dove imprenditori svolgono l'attività e poi lasciano, abbandonano tutto. Su un sito addirittura abbiamo escusso una polizza, ci hanno praticamente la polizza che era stata che c'era stata che era stata data a garanzia della provincia, perché le autorizzazioni sono provinciali, è una polizza di 50.000 euro a fronte di una bonifica di almeno 300.000 euro. C'è da intervenire sulla normativa, dobbiamo tornare a essere protagonisti di quello che determiniamo anche noi come amministrazioni locali, ma questo lo stiamo dicendo da sempre, perché in questi anni ci siamo occupati a più riprese di richieste di autorizzazioni per realizzare discariche ampliamente e quant'altro. Ci abbiamo avuto sul tavolo anche la vicenda della Turbogas, visto che poco tempo fa ce ne siamo occupati anche come amministrazione. Dobbiamo intervenire anche in questo senso, dobbiamo cercare di riportare all'interno di alcune vicende una normativa che è violenta, tra virgolette, perché è una normativa che determina, imposta e determinante per l'ente che diciamo la gestisce, che in questo caso, nella maggior parte dei casi, è la provincia e la regione Lazio o le varie regioni italiane, perché insomma poi la situazione non è così solo nel Lazio, ma in generale in tutte le regioni italiane. C'è bisogno di fare qualcosa di più, di fare delle azioni più mirate. Dobbiamo, io penso, di coinvolgere anche l'ANCI in questo senso, perché di focolai di questo tipo ce ne abbiamo a centinaia aperti nei vari comuni italiani. Dobbiamo cercare di intervenire anche in questo senso, perché le prossime, io mi auguro che non ci siano, le prossime richieste di imprenditori sul tavolo, che non sono solo, non possono essere solo magari legate al problema dei rifiuti, ma anche ad altre realtà produttive, c'è l'esigenza che i comuni dicano la sua e facciano la propria parte rispetto a quelle che sono la difesa del proprio territorio e la difesa del proprio ambiente. Questo lo dobbiamo e lo vogliamo fare, e lo dobbiamo fare questo. Non so se ci riusciremo, perché tante battaglie fino ad oggi rispetto a queste vicende le abbiamo perse, però dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo fare sinergia con le altre amministrazioni, con gli altri sindaci e con tutti quei partiti che hanno buona volontà e voglia di intervenire in questo senso. Io ho concluso, Presidente. Grazie Sindaco. Allora riprendiamo i lavori del Consiglio. Io ho chiesto, in deroga a quello che è il nostro regolamento, di fare il primo punto all'ordine del giorno e poi dare la parola al Sindaco per quanto riguarda le comunicazioni. Avrei dovuto dare la parola al Consigliere Marchitti, che gentilmente ha accettato di rinviare il punto. Quindi a questo punto do la parola al consigliere Marchitti per la lettura della mozione e successivamente vedo che si è prenotata l'assessore Monica Laurenzi. Quindi dopo Marchitti la parola all'assessore Monica Laurenzi. Prego, consigliere Marchitti, lei ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri. Piccola premessa, non essendo intervenuto nel punto precedente, semplicemente gli auguri alla dottoressa Mariana Julian, con cui, come lei ha anticipato, abbiamo un rapporto di amicizia e di collaborazione anche politica, ma non solo, e che ci ha visto, insomma, vicini negli anni di consigliatura fianco a fianco nello stesso gruppo. Quindi davvero un grande in bocca al lupo e bentornata a collaborare e a combattere con noi in prima linea in Consiglio Comunale.
Do lettura, Presidente, della presente proposta di mozione. I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, presentano la seguente mozione. Premesso che nella serata del 9 agosto 2020 si è sviluppato un incendio di proporzioni devastanti presso l'impianto di smaltimento e recupero rifiuti gestito dalla società Loas Italia SRL, ubicato nel territorio di Aprilia in via della Cooperazione 56-62, che la tipologia dei materiali bruciati nell'incendio ha determinato la presenza di sostanze tossiche nei fumi sprigionati, come testimoniano le prime analisi fornite da ARPA Lazio su benzoapirene, PCB e diossina, ben oltre i limiti consentiti dalla norma, con conseguente inquinamento delle matrici ambientali, aria e soprassuolo, nonché dei prodotti agricoli, vegetali ed animali, con grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente. Che a tale scopo il sindaco, sentito il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina, tenuto conto del potenziale pericolo al quale è esposta la collettività sotto il profilo igienico-sanitario per la possibile presenza di sostanze pericolose derivanti dalle esalazioni dell'incendio, con pregiudizio per la salute della popolazione e dell'ambiente circostante, ha emesso ordinanza contingibile ed urgente numero 198 del 10 agosto 2020, che a causa degli eventi registratisi e degli effetti economici della conseguente ordinanza di cui sopra, visti i danni subiti nel territorio di Aprilia, si ritiene opportuno e necessario attivare ogni utile iniziativa presso le autorità competenti per il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale, con conseguente adozione di provvedimenti urgenti e straordinari sulla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi, nonché per i benefici riconoscibili ai sensi delle vigenti norme, in favore delle attività commerciali, stabilimenti industriali e commerciali, coltivatori diretti, aziende agricole e zootecniche colpite, ai sensi della legge regionale 2/2014. Considerato che la provincia di Latina ha rilasciato alla suddetta società Loas Italia SRL autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 2798, protocollo numero 87882 del 30/12/2009, registro di settore numero 340, per il trattamento di 36.000 tonnellate anno, che in data 16/5/2013 il quantitativo annuo di rifiuto autorizzato al trattamento è divenuto di 140.000 tonnellate anno, che la suddetta società ha presentato alla provincia di Latina istanza di rinnovo in data 1 luglio 2019, protocollo provincia 27098 del 2 luglio 2019, e che la provincia stessa ha convocato la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza delle amministrazioni, con nota protocollo 1948 del 17 gennaio 2020, che il comune di Aprilia si è espresso con le seguenti prescrizioni: impedire la diffusione di odori molesti ed evitare l'insorgenza di inconvenienti di natura igienico-sanitaria pregiudizievoli per le condizioni di salubrità dei lavoratori, dei fabbricati limitrofi e per la salute pubblica in genere; garantire la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro dell'impianto, dei piazzali e della viabilità, della impermeabilizzazione delle pavimentazioni e della copertura, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche, superficiali e domestiche, dei sistemi di trattamento delle acque reflue, dei sistemi di contenimento dei rifiuti liquidi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; impedire la fuoriuscita di residui dei rifiuti trattati, nonché delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili al di fuori dell'area dello stabilimento, in particolare per i rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità. Dovranno essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi; impedire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto la presenza di insetti molesti le aree utilizzate per lo stoccaggio e deposito dei rifiuti, correttamente dimensionate rispetto ai quantitativi autorizzati, dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la tipologia e la quantità dei rifiuti. In corrispondenza delle stesse dovranno essere apposte delle tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le operazioni di stoccaggio deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione dei rifiuti. Le operazioni di accatastamento dei rifiuti, compatibilmente con le aree dedicate di quantitativi autorizzati,
non dovranno comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori, nonché di incendio, e dovranno limitare l'impatto visivo verso l'esterno. Al riguardo dovrà essere realizzata una barriera verde lungo tutto il perimetro del sito attraverso la messa a dimora di idonea specie arbustiva sempre verde. Tutte le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e deposito dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo presso l'impianto dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia del suolo e delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Per quanto non espressamente riportato nella presente, si richiede inoltre che venga prescritto tutto ciò che è ritenuto necessario per una maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, tenuto conto anche della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Che ad oggi il procedimento amministrativo di rinnovo non risulta ancora concluso, pertanto la provincia, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, ha emesso due provvedimenti di proroga dell'autorizzazione unica ex articolo 208 del decreto legislativo 152-2006, in particolare protocollo 51-065 del 19-12-2019, validità 180 giorni, protocollo 20-709 del 24-6-2020, validità 90 giorni. Che i provvedimenti di proroga adottati dalla provincia di Latina non sono stati oggetto di conferenza di servizi e dal Comune di Aprilia pertanto non è stato richiesto di esprimere alcun ulteriore parere in merito. Che insistono sul territorio comunale altri siti ad altissima priorità inseriti nel piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio, di cui alla DGR 591 del 14-12-2012, ex cava Sassi Rossi, ex cava località Lagogna, discarica località Santa Pollonia, come segnalato ulteriormente dal settore ambiente del Comune di Aprilia con nota 11-4558-2019, inviata ad ARPA e dalla Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti a sollecito delle note 58-750-12, trasmesse in data 21 giugno 2019, che negli ultimi 3 anni in Italia si sono verificati oltre 600 roghi di impianti di trattamento e di stoccaggio rifiuti, conclamando un problema nazionale dalle ricadute nefaste per la salute dei cittadini, dell'ambiente e dell'economia, che la pur corposa normativa ambientale prevede per i reati di inquinamento e disastro ambientale pene assolutamente sproporzionate al danno, a titolo ad esempio nel caso di combustione di rifiuti, articolo 423 codice penale, da 3 a 7 anni, oppure per inquinamento ambientale, legge 68 del 22 maggio 2015, da 2 a 6 anni e ammenda da 10.000 a 100.000 euro, fonte l'ex ambiente del 25 gennaio 2019, che formalmente spetta al sindaco la responsabilità della salute dei propri cittadini, ma di fatto gli enti locali, intesi sia come organi politici che come enti di controllo e di prevenzione, sono spesso nell'impossibilità di garantire la tutela del territorio per mancanza di normative, mezzi e personale a sufficienza. Che in altre zone della città di Aprilia, ad esempio nella zona industriale Caffarelli, sono presenti siti dismessi in situazioni di degrado e di abbandono e che questi sono costantemente a rischio incendio, come più volte rappresentato anche dal CIAP. Che il territorio apriliano, essendo già fortemente compromesso, così come spiegato dallo studio epidemiologico svolto dalla ASL di Latina, e pubblicato il 6 marzo 2018, non può essere nuovamente soggetto a disastri ambientali. Impegnano il sindaco e la giunta ad attivare le procedure per richiedere al presidente della giunta regionale del Lazio di formulare, ai sensi della legge regionale numero 2/2014, la dichiarazione dello stato di calamità naturale ed emergenza per le zone del territorio comunale interessate dalle conseguenze di natura ambientale, nonché dalle prescrizioni imposte dall'ordinanza sindacale numero 198 del 10 agosto 2020, a tutela della salute e della pubblica incolumità in relazione all'incendio determinatosi presso il sito della società LOAS il 9 agosto 2020, al fine di sollecitare l'adozione di provvedimenti urgenti e straordinari sulla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi, nonché per i benefici riconoscibili ai sensi delle vigenti norme in favore delle attività commerciali, stabilimenti industriali e commerciali, coltivatori diretti, aziende agricole e zootecniche colpite dall'evento ai sensi della legge regionale 2/2014. A presentare formalmente all'amministrazione provinciale di Latina, titolare del rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 208 del decreto legislativo numero 152/2006, come stabilito con DGR 239/2008, modificato con DGR 548/2014, le seguenti richieste.
L'immediata sospensione del provvedimento di proroga dell'autorizzazione unica concesso con protocollo 20709 del 24/6/2020, validità 90 giorni, fino a quando le autorità competenti non avranno accertato le cause che hanno determinato il disastro ambientale che ha colpito la città di Aprilia e anche i territori limitrofi. L'immediata sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte dalla LOAS Italia. In data 1/7/2019, protocollo provincia numero 27098 del 2/7/2019, ai sensi dell'articolo 2,7 della legge 241 del 90, al fine di stabilire le eventuali responsabilità del richiedente nel disastroso evento incendiario. Di inoltrare alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlate una dettagliata relazione su quanto accaduto e più in generale sulla particolare rilevanza che il tema presenta in questo territorio al fine di richiamare l'attenzione su possibili attività illecite della criminalità organizzata. Alla costituzione di parte civile nel caso in cui venga ravvisata ipotesi di reato nell'instaurando processo penale. A verificare che le attività sul territorio rispettino la normativa sulle industrie insalubri come da testo unico delle leggi sanitarie RD 27 luglio 1934 numero 1265. Collocando le nuove autorizzazioni classificate come tali fuori dal centro urbano, oltre a sottoporle a particolari cautele, articolo 216, comprendendo come industrie insalubri tutti gli impianti di gestione rifiuti. A promuovere presso l'ANCI un'azione che solleciti il governo ad attivare immediate soluzioni economiche e legislative finalizzate a dare reali poteri ai sindaci e agli enti locali, a stanziare i necessari finanziamenti per garantire alle polizie locali, ai nuclei NOE dei carabinieri, all'ARPA territoriali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alle ASL, alla Protezione Civile, la giusta dotazione di personale e attrezzature per prevenire e far fronte tempestivamente a questo genere di eventi. A promuovere presso l'ANCI un'azione che solleciti il governo ad emanare leggi che inaspriscano le pene relative ai reati ambientali. Ad istituire l'osservatorio Territorio Ambiente, includendo il sindaco o suo delegato, il presidente della provincia o suo delegato, l'ARPA, il comandante dei vigili del fuoco e corpo dei carabinieri forestali, al fine di dotare l'ente di un comitato scientifico e nel contempo di coinvolgere i cittadini mediante le diverse forme di rappresentanza spontanee ed associative per la difesa del territorio in tutti i suoi aspetti di tutela ambientale, ad assicurarsi il rispetto di quanto disposto dalla normativa Seveso 3 e da quanto introdotto dalla legge numero 132 2018. Ad effettuare un controllo su tutte le autorizzazioni rilasciate agli impianti di cui al punto 5, al fine di verificarne l'effettivo rispetto anche delle prescrizioni. A promuovere di concerto con la ASL e la Protezione Civile la diffusione di materiale informativo per la popolazione e le attività produttive sulle azioni da intraprendere in questi casi a tutela della propria salute. I sottoscritti consiglieri comunali, a cominciare appunto dal sottoscritto, scusate il gioco di parole, seguiranno poi le firme. Presidente, mi perdoni e chiedo scusa, insomma, per la lungaggine della lettura, ma l'argomento lo rendeva necessario e le chiedo, se possibile, prima di dare vita a, come dire, agli altri interventi, di poter argomentare, lo spirito della mozione. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, intanto parto dal presupposto che lo spirito che ci ha mossi, che non ha mosso ovviamente solo il sottoscritto, ma visto la collaborazione di tanti, come avevamo già preannunciato anche nei giorni scorsi, di tanti gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, e io li voglio ringraziare tutti, a testimonianza, insomma, che di fronte a un evento così pesante e devastante non c'è distinzione di colori e non ci sono anche, come dire, giochi politici che in caso di questo genere la popolazione nemmeno comprenderebbe bene. Quindi davvero grazie a tutti perché siamo arrivati a costruire un atto così importante con il contributo di tante realtà che hanno messo la loro competenza e la loro come dire, esperienza anche a supporto di questo intervento. Ovviamente, Presidente, non sarà un intervento semplice, perché la situazione è di una gravità inaudita, assoluta.
Noi siamo in queste ore, stiamo parlando ovviamente di una situazione che ancora brucia, che è ancora lì, seppur come dire in dimensioni ridotte rispetto all'inizio, ma comunque in questi giorni, oggi siamo a giovedì, c'è una situazione che ancora non è completamente spenta, non è completamente in sicurezza. Ovviamente abbiamo citato, no, anche i dati pesanti che ci sono arrivati, i primi da parte dell'ARPA su tutta una serie di inquinanti che hanno chiaramente generato preoccupazioni nella popolazione. Ha fatto seguito l'ordinanza che dicevamo, il sindaco prima l'ha citata, ora chiaramente ci ha spiegato che nelle prossime ore probabilmente tornerà su quel provvedimento, ma intanto già da quella ordinanza, come dire, ci possono essere e ci saranno una serie di conseguenze, ovviamente, a cominciare dal punto di vista ambientale, dal punto di vista appunto della salute collettiva di tutti quanti noi. Ed è questo il motivo che ci ha spinto, diciamo così, innanzitutto a chiedere, a invitare chiaramente il sindaco e la giunta a richiedere lo stato d'emergenza e lo stato di calamità naturale, anche se possibile attingendo ad altre forme che non siano esattamente quelle che riguardano solo i canali regionali, o meglio, che sì, vengono gestiti dai canali regionali, ma che se facciamo affidamento solo ai fondi regionali, in questo caso sicuramente vedremo, come nel caso di altre calamità, riconoscere a tutta una serie di realtà penalizzate sicuramente poca cosa. Ma diciamo che in questo momento non è ovviamente quello e solo quello il primo pensiero. Come ho detto in premessa, il primo pensiero va alla salute di tutti noi. Però in questi casi è anche necessario mettere in moto tutta una serie di percorsi che possano interessare gli enti superiori al nostro, affinché anche in questo caso intraprendano azioni precise e chiare, perché ci sono danni ingenti. Ora, nella mozione avete ascoltato un passaggio, forse per alcuni potrà essere risultato superfluo o troppo ridondante, che è quello sull'iter autorizzativo e sull'aspetto delle prescrizioni. Noi abbiamo ritenuto invece necessario citarle e leggerle, elencarle, perché abbiamo spiegato chiaramente sia il percorso che su istanza di parte ha portato alla richiesta di rinnovo, sia poi le successive due proroghe che non hanno dato vita ad un nuovo tavolo di conferenza di servizi e quindi il Comune non ha espresso ulteriore parere. Ma le volevamo leggere, le volevamo inserire in questo atto perché se ne lasciasse ulteriore traccia, oltre a quella che già c'è, ovviamente, in seno agli uffici, che voglio anche qui ringraziare per la collaborazione di questi giorni, e quindi tutto l'assessorato competente, in testa l'assessore e insomma tutti i funzionari e dirigenti. Perché all'interno di quelle prescrizioni abbiamo letto e ascoltato probabilmente tutto quello che in qualche modo in questi giorni ci viene imputato da un punto di vista dei controlli, da un punto di vista dei pareri. Abbiamo ascoltato in questi giorni tanti interventi a tal proposito e abbiamo evidenziato, il sindaco l'ha fatto prima in un passaggio, abbiamo evidenziato che cosa compete ad un comune. E badate bene, sgomberiamo subito il campo, così lo facciamo con chiarezza. Non è un problema di scarica a barile, è un problema di cominciare a provare a dare un segnale di chiarezza. Il problema legato alle prescrizioni e al rispetto delle stesse è un problema legato a una serie di controlli che sono demandati a tutta una serie di enti. Dopodiché vi leggerò, ci sarà un passaggio in cui vi leggerò altri spunti che attengono ad un altro documento. E badate bene, pareri che non sono l'autorizzazione, ma sono pareri, e c'è una distanza chiara tra un termine e l'altro. L'autorizzazione è un procedimento che va in capo alla provincia, le prescrizioni, tra le quali quelle nostre, sono dei pareri espressi e sui quali, nel momento in cui viene rilasciato titolo autorizzativo, tutti gli enti che hanno titolo, e ci torneremo al controllo, devono intervenire. Anche perché qualcuno ci ha detto giustamente: voi avete espresso un parere e quindi avete detto sostanzialmente va bene.
questo un po' ci viene in qualche modo imputato. Partiamo dal presupposto e poi andiamo a distinguere anche le situazioni, perché anche qui il sindaco prima ha citato un'altra questione su cui ci siamo tornati poche settimane or sono, anche in questo consiglio comunale. Qui ci troviamo di fronte a un sito che tratta o trattava, ahi noi, rifiuti speciali non pericolosi. E un sito che era utile, tra virgolette, passate il termine anche se in questo momento stona molto, a quello che sono i percorsi, tra virgolette, virtuosi che tutti noi stiamo cercando di fare, le amministrazioni in capo, grazie alla collaborazione dei cittadini, sulla raccolta differenziata. Diceva bene il sindaco, lavoravano con privati, quindi anche la raccolta differenziata che fanno le aziende, quindi si avvalgono le aziende di una serie di contratti per poter smaltire alcuni dei loro rifiuti da differenziare, nonché alcune collaborazioni, ad esempio, con gli enti. Quindi stiamo parlando del fatto che i pareri espressi con quella dovizia di particolare, con quei casi specifici, io ho letto un passaggio particolare che riguardava anche la prevenzione degli incendi, significava dire all'azienda e a chi autorizza che chiaramente noi in questo caso non stavamo dando un parere su un percorso autorizzativo da parte della provincia nel merito di una discarica, di un inceneritore, ok? Stavamo esprimendo un parere con quella dovizia di particolare e con quelle prescrizioni nei confronti di un impianto che riguarda la raccolta di materiali che sono da avviare a riciclo. Questo è il quadro generale. Dopodiché abbiamo elencato, proprio perché l'altra questione che ci viene imputata in queste ore è legata a tutta un'altra serie di situazioni che sono sul territorio, come a dire, le state attenzionando, le avete attenzionate? E la risposta, che in parte ha già dato anche qui il sindaco, noi l'abbiamo riportata anche in seno alla mozione. E abbiamo citato alcuni casi. Io ne ho citato uno in particolare, no? Ho le note con me, no? Delle richieste che noi continuiamo a perpetrare nei confronti, a cominciare, come dire, dall'ARPA Lazio, dalla Direzione Regionale Rifiuti, come citiamo in mozione, perché sollecitiamo delle richieste che già abbiamo fatto in anni pregressi per quanto riguarda il riscontro su alcune situazioni che riguardano siti contaminati, e li abbiamo citati, l'ex cava Sassi Rossi, la situazione di l'ex cava Lagogna, su cui poi ci torneremo. La questione della discarica località Santa Pollonia. Così come ce ne sono altre, il sindaco ha citato prima la parte che dicevamo di di Lagogna, pardon, dove di fatto ci siamo trovati di fronte, altre note qui, ci siamo trovati di fronte a situazioni per cui l'escussione delle polizze che doveva servire alla bonifica di questi siti abbandonati non era sufficiente, e quindi noi con queste note, con tanto di fotografia delle situazioni devastanti che ci sono su questo territorio, con tanto di foto e di segnalazioni e di documentazioni, andiamo ulteriormente a sollecitare la Presidenza della Regione Lazio, l'Assessorato alle politiche dei rifiuti, la direzione, il prefetto e tutta una serie di enti affinché mettano in moto un percorso che ci dia gli strumenti anche economici per intervenire su alcune di queste situazioni, perché noi le segnaliamo come siti caratterizzati da presenza di una considerevole quantità di rifiuti abbandonati, in parte allo scoperto, per i quali si dispone dei dati quali quantitativi rifiuti la cui presenza costituisce un concreto e potenziale rischio di inquinamento ambientale relativamente alle componenti suolo ed acqua, quali conseguenze del diradamento causato dalle acque meteoriche. E su questo sito in particolare, ad esempio, ci sono legno, plastica, carte, cartoni, con conseguente concreto rischio di incendio, considerata anche la mancata presenza di presidi di sicurezza antincendio e di sistemi di sorveglianza. Questo a dire ulteriormente che quando giustamente veniamo sollecitati per quanto riguarda la nostra azione politica, amministrativa, è per far capire, non come ho detto prima, che c'è la necessità di lavarsi un po' la faccia e fare uno scaricabarile, ma c'è la necessità concreta di far capire al cittadino che in questo momento sta subendo insieme a noi questo danno pauroso, che questa amministrazione continua giornalmente
a sollecitare interventi di questo tipo a tutti gli organi che ne hanno potestà, perché da solo non può sistemare e risolvere questioni di così grande portata. Ok? Ho citato prima la vicenda della commissione bicamerale. Noi abbiamo fatto un accenno in mozione, perché l'inchiesta sulle ecomafie, e abbiamo un riferimento di gennaio 2019, ci dice sostanzialmente perché abbiamo fatto riferimento ai roghi su tutto il panorama nazionale, non perché questo ci conforti e quindi mal comune mezzo gaudio, assolutamente, questo ci preoccupa ancora di più, ma è per far capire ulteriormente che dietro questo tipo di situazioni ci sono dei lavori, delle indagini e delle documentazioni chiare che testimoniano, non da parte del consigliere Marchitti o della maggioranza di Aprilia o del sindaco o di chiunque, come dire, sieda tra i nostri banchi, ma di esponenti autorevoli all'insieme agli organi competenti, che ci dicono delle cose molto chiare e fanno riferimento ai procedimenti che si sono generati con tutto quel numero di incendi che abbiamo elencato solo nel 13% dei casi come azione penale. Ok? Non tanto però, come dire, per il delitto di incendio doloso, colposo, come sarà eventualmente accertato in questo caso, ma quanto per reati di tipo ambientale, solo nell'irregolarità della gestione degli impianti. Come dire, come se attraverso, e questo lo dice il magistrato della Direzione Generale Antimafia, come se dietro questo tipo di situazioni chiaramente si bruciasse per coprire altri reati. E li chiamano, li definiscono in questa relazione della commissione bicamerale, li definiscono incendi liberatori, ovvero siccome le congiunture nazionali ed internazionali ci mettono in sovraccarico e quindi questo materiale non è più così facilmente gestibile, perché viene citato il caso della Cina, ad esempio, che ha imposto un drastico giro di vite sull'importazione di rifiuti, specie italiani, come dire, avendo questa tipologia di problemi, ci ritroviamo una situazione come se fosse più semplice per alcuni liberarsi di questo materiale. Ed è significativo anche che spesso e volentieri i roghi di cui parliamo sono legati a appunto siti di supporto, come dicevo prima quando parlavo di raccolta differenziata, sia per le imprese sia per le città, quindi per i rifiuti solidi urbani. Si parla di impianti che sono a supporto della raccolta differenziata e in qualche caso cita proprio testualmente chi ha gestito e gestisce questi impianti sono stati soggetti che erano già attenzionati da una serie di inchieste. Quindi sostanzialmente ci dice che per eludere alcuni costi che sono legati appunto a una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, e molti di questi rifiuti chiaramente vengono stoccati a fronte di un corrispettivo che viene dato all'azienda, chiaramente è più semplice coprire, diciamo così, alcune situazioni che potrebbero vedere anche la possibilità di evitare controlli attraverso questa forma di incendi, diciamo così, liberatori, perché magari ci sono stati in ingresso dei materiali che con falsi codici sono passati come materiali da avviare al riciclo. Ma ripeto, tutto quello che io vi sto elencando e vi sto leggendo è consultabile da chiunque ed è un rapporto chiaramente, e ringrazio anche l'assessore di riferimento Monica Lorenzi che ha lavorato a questo proposito, perché ci dà un'idea e un quadro molto preciso, ad esempio anche di quello che molti di questi impianti hanno già come accordi con ANCI, col CONAI, per il riciclo e il recupero. Quindi a volte hanno anche un corrispettivo pubblico, no? Questo ne va della buona riuscita anche della raccolta differenziata. E questo è un piccolo inciso che io vorrei anche aprire. Il rischio anche famoso che sento in questi giorni da parte di tanti è che, siccome ci stiamo sbellicando notte e giorno, anche come cittadini, in questi anni l'abbiamo fatto in maniera egregia, portando i livelli della differenziata di questa città ai numeri che sappiamo,
Ora, di fronte a scempi di questo tipo, il cittadino comune potrebbe pensare: ma che la faccio a fare? Non serve più, tanto è una presa per i fondelli. Perché questi sono i luoghi comuni che ci troviamo giustamente ad affrontare. Io comprendo questa sensazione di frustrazione, perché la prima sensazione di domenica sera è stata quella di frustrazione da amministratore locale, da padre, da cittadino. Frustrazione, e lo capisco. Però se noi tutti ci arrendessimo di fronte a questo tipo di situazioni con comportamenti che poi sicuramente non è che ci tutelerebbero ulteriormente, probabilmente non troveremmo la soluzione. Abbiamo parlato di pene esigue, no? Vi siete resi conto da quello che abbiamo letto che di fronte a situazioni di questo genere le pene per gli eventuali responsabili sono davvero minime. E abbiamo chiesto, perché qui è il dato chiaro e forte, abbiamo chiesto e chiediamo anche attraverso lanci, anche attraverso interventi legislativi chiari, i reali poteri ai sindaci e alle amministrazioni comunali. Perché non si può andare in guerra con le freccette, perdonatemi la metafora. Perché siamo chiamati ad avere una responsabilità e la dobbiamo esercitare, ma non con armi spuntate. Perché qui forse è l'ora anche di dare un segnale di altro tipo alla politica e agli organi amministrativi che sono sopra di noi. C'è la necessità di capire che poi nel momento in cui queste norme vengono promulgate, la loro applicazione sui territori e le responsabilità che ne derivano, se non ci sono gli strumenti, diventa impossibile poter esercitare un ruolo in maniera concreta. E badate bene, l'ho risposto anche a qualcuno nei giorni scorsi, perdonatemi anche qui, non è un problema di chi siede in capo ad un'amministrazione. Ci possono muovere tutte le critiche che volete e ce le prendiamo sempre, comunque mettendoci la faccia, assumendosi una responsabilità. Ma qui, domani mattina, se non cambiano queste norme, se non c'è questo reale potere in capo ai sindaci e alle amministrazioni locali, se non c'è un serio intervento della politica regionale e nazionale che determini un cambiamento in questo senso, nemmeno se siederà sulla poltrona di sindaco un messia, un nuovo profeta, noi riusciremo ad arginare rischi connessi ad impianto di questo tipo. E perché lo dico? Il sindaco l'ha citato poco fa. Noi ci siamo trovati in questi anni di continuo con norme, decreti, varianti, atti monocratici di magari una direzione regionale che sono passati in testa e in barba a qualunque strumento urbanistico, a qualunque strumento in dotazione all'amministrazione locale e ci hanno dato una volta una centrale, una volta una struttura, ok, che si occupa di biogas, di biomasse. Una volta di impianti che sono legati a un'altra serie di servitù, una volta varianti che abbiamo per fortuna scongiurato che attraverso un consorzio che si chiama per lo sviluppo industriale Roma Latina ci regalava d'amblé nuovi 60 ettari che da agricoli diventavano industriali e l'abbiamo scongiurato dopo 10 anni. Questo per dire con chiarezza che molto spesso siamo scavalcati sistematicamente e l'abbiamo visto anche nell'ultima vicenda, quella che riguardava un altro ampliamento di un sito di stoccaggio rifiuti per ben oltre la capienza che era già stata autorizzata al gestore, con situazioni verso le quali noi abbiamo espresso con chiarezza ulteriore i motivi del nostro dissenso. Perché chiaramente già una serie di servitù insistono su questo territorio e perché chiaramente non era legata ad un problema emergenziale. E anche qui, come in questo caso, qualcuno ci dovrà dire, ci deve spiegare perché eventualmente le quantità di rifiuti stoccati, posto che dovremo chiarire la natura di tutti i rifiuti, come leggevo poco fa, la quantità ed eventualmente perché c'è un flusso di carico, quindi un flusso di entrata di questo materiale e perché c'è un flusso di non uscita. C'è una certificazione, c'è qualcuno che ce lo documenta, è legato ad un'emergenza del perché alcuni impianti, come abbiamo letto, hanno chiuso perché qualcuno non ce lo certifica, no? E allora io non riesco spesso a capire, mi fa un po' fatica, però perdonate la verve, in questi giorni ci siamo presi anche tanti insulti.
siamo stati definiti dei collusi, dei complici, addirittura dei mafiosi, va bene, degli incapaci, qualcuno ci ha addirittura denominato assassini, ok? Come se noi vivessimo su Marte, come se noi respirassimo altrove, come se i nostri figli li prendessimo con una navicella e li portassimo su un altro pianeta a respirare, ok? Come se ognuno di noi, perché ognuno di noi in quest'aula, fuori da quest'aula, ognuno di noi che ha paura, ha pianto i propri morti, ok? Come se noi fossimo immuni da tutto questo. Ora, molto spesso quello che vi chiedo magari è che prima di scrivere, di dire alcune cose, magari provate a riflettere, mentre la scrivete, rileggetela più volte, domandatevi quanto ne sapete. E se ne sapete, domandatevi se eventualmente quello che state per dire è solo una parte della verità, magari ad uso e consumo, per partito preso. Perché è chiaro ed evidente a tutti, e ce lo auguriamo, che i responsabili di questa vergogna, di questo scempio, dovranno pagare. È chiaro ed evidente a tutti che noi, sì, lo abbiamo messo nella mozione, ma non c'era bisogno di metterlo, ma ce l'abbiamo messo per rafforzarlo. È chiaro che ci costituiremo parte civile fino all'ultimo minuto in un eventuale processo, ma a volte rischiamo davvero di essere sopraffatti da una sensazione di sconforto, no? Rispetto alla gestione di queste cose. E nessuno, anche perché ho sentito pure questo, vi siete preoccupati o vi state preoccupando della calamità o dell'emergenza per un aspetto eventuale che riguarderà dei risarcimenti. L'ho detto in premessa, nessuno ci ripaga dal punto di vista della salute, ma non è certo giocando sul noi e voi, su fronti contrapposti, che noi riusciremo a fare un fronte comune per evitare ulteriori scempi. Lo abbiamo scritto alla fine di questa mozione, no? Quando abbiamo detto anche di concerto con comitati e associazioni, lo abbiamo fatto negli anni, lo continuiamo a fare, lo continuiamo a segnalare. E allora, se c'è bisogno di fare azioni ancora più eclatanti, perché qui non si è visto nessuno, in queste ore non si è visto nessuno che veramente, come dire, in ambiti più grandi di noi conti realmente per far sentire a questa comunità locale la propria vicinanza, il proprio pensiero, il proprio intervento, come a dire dobbiamo fare, non il solito faremo. Perché qui il problema è che mentre qualcuno ci imputa tutta una serie di responsabilità, che va bene, l'ho già detto, ce le dobbiamo prendere, nel frattempo c'è qualcuno che fa il decisore, no? E siede in altri ambiti, non ha responsabilità amministrativa di alcun genere, perché vota provvedimenti di legge la cui applicazione poi ricade in questa roba che stiamo discutendo oggi, e magari oggi se ne sta dall'alto del suo l'autostipendio, se ne sta seduto nella sua bella dimora da nababbo, perché fa magari il parlamentare o altro, e nel frattempo quelle norme cadono sui territori in testa a chi le deve gestire con questi strumenti. Questo è il punto reale. È per questo che noi tutti dovremmo cercare di agire nella stessa direzione, cercando di evitare il giochino di parte, perché oggi c'è bisogno di cercare di trovare un capro espiatorio per forza, perché dia soddisfazione al mio sfogo social. Ok? Volete continuare a farlo? Lo farete, non c'è problema, lo so, va bene, ma era doveroso ed è doveroso da parte nostra dirvi. Siccome noi non sediamo in quelle stanze lì, non ci abbiamo quei lauti stipendi, non siamo su Marte, ma siamo qui e siamo cittadini insieme ad altri cittadini, se voi pensate che questo tipo di ragionamento non sia stato mai messo in campo da chi siede da quest'altra parte, siete fuori strada, perché questa è la realtà che noi abbiamo cercato di documentarvi in maniera chiara su quello che sta succedendo, su quello che è successo in precedenza e su quello che vogliamo, come altre testimonianze scritte vi abbiamo fatto vedere, non vogliamo accada domani. Ecco perché c'è bisogno che chi siede sopra di noi in questo momento stacchi un attimo la spina, chiuda l'ombrellone e venga a dirci altro che riguarda la gestione di questo sistema normativo, soprattutto per quanto attiene la gestione dei rifiuti. Grazie Presidente, io mi scuso perché ho fatto un intervento davvero troppo lungo e mi perdonerete, ma questa situazione è veramente
devastante e richiedeva da parte nostra, dopo tutti questi giorni, un intervento chiaro a beneficio, mi auguro, di tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie a lei, consigliere Marchitti. Allora, come avevamo detto, ha chiesto la parola l'assessore Monica Laurenzi, a cui cedo la parola. Prego, assessore, ne ha facoltà. Buonasera, mi sentite? Mi sentite? Perché? Sì. Ok, bene. Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente, Sindaco, Assessori e Consiglieri. Non vi nego una, come dire, certa difficoltà rispetto a questa vicenda che stiamo vivendo. Al tempo stesso so però di avere spalle larghe e di essermi presa cura dell'ambiente per molti anni. E mi piace definirmi, questo lo sanno in molti, non un ambientalista ma un ecologista. È difficile fare un intervento anche dopo l'intervento del consigliere Marchitti, che anche io voglio ringraziare, perché all'interno di una maggioranza poi ci si conosce, anche all'interno di un'amministrazione comunale ci si conosce, e posso dire che conosco il suo dolore e la sua sofferenza rispetto a tutta una serie di vicende che lo hanno riguardato da vicino, legate sempre alle condizioni di questa città. Però voglio dire alcune cose. Io credo che in questa città ci sia, perché c'è, da parte dei cittadini, e lo dicono i numeri e il lavoro che è stato fatto pure in questi anni, ci sia un'attenzione rispetto ai temi dell'ambiente. Non è stato facile per una città come la nostra partire con una raccolta porta a porta, con pur dei limiti, delle difficoltà, che però vede i cittadini impegnarsi fortemente. E io questa rabbia dei cittadini la comprendo e la condivido fino in fondo, perché quasi sembrerebbe che questo lavoro messo in campo venga vanificato da questi eventi. Dobbiamo parlare, e lo dobbiamo dire a chiare note, che quello che è accaduto ad Aprilia è un disastro ambientale. Non possiamo usare mezzi termini, non dobbiamo usare mezze parole, lo dobbiamo dire e lo dobbiamo sottolineare. E questa vicenda, come dire, la dobbiamo portare nelle sedi più opportune. È il sistema che non funziona, è questo sistema che non funziona. E un'amministrazione comunale è l'ultimo anello di una catena all'interno della quale le potestà che sono in capo sono davvero poche. Sono poche perché le autorizzazioni vengono rilasciate da enti superiori, perché alle volte gli enti superiori intervengono anche nella gestione del territorio. Ricordava il consigliere Marchitti la battaglia che noi stessi abbiamo fatto rispetto alle richieste di operatori di questo settore nella nostra città, e questo mette il comune nella condizione di essere, passatemi il termine che è veramente alle volte brutto, un passacarte. Però noi rappresentiamo i cittadini, noi dobbiamo, al di là delle parole anche feroci che sui social vengono dette, al di là, come dire, di epiteti che vengono usati, che sono anche gravi, e noi dobbiamo in questo momento comprendere tutta la rabbia, l'amarezza, lo sconforto dei cittadini, e dobbiamo dare l'idea di essere un'amministrazione a loro vicina. Tante cose stiamo facendo in questi anni. Io per esempio mi sento di ringraziare fortemente gli uffici che ho tra virgolette abitato soltanto qualche giorno fa, per il grande lavoro che già hanno messo in campo su un monitoraggio delle industrie, delle aziende che trattano prodotti particolari. C'è un monitoraggio in questo senso.
il lavoro che stanno facendo gli uffici è un lavoro importante. Quello che noi dobbiamo tutti insieme, io dico, non è un tema di maggioranza e di opposizione, tutti insieme fare, è quello di pensare a questo nostro territorio non come una terra di conquista. Io questo è un appello che voglio fare anche agli imprenditori, che molto spesso danno lavoro in questa città, molto spesso, come dire, sono anche delle filiere importanti, però non possono pensare che questa sia una terra di conquista. Noi abbiamo fatto di questa città la terra dove i nostri genitori prima e noi oggi abbiamo deciso di far nascere i nostri figli. E noi non possiamo permetterci, questo è un appello che io faccio a tutti, non possiamo permetterci di consegnare un territorio, una città peggiore di quella che noi abbiamo ricevuto. E allora questa è una città che deve attivare tutta una serie di strumenti. Noi dovremmo fare un lavoro grande di vincolare questo territorio. Questo territorio ha la necessità e il bisogno di vincoli. Perché, come dicono alcuni miei cari amici, noi stiamo in territori vincolati, ci sono un sacco di problemi, perché ogni volta quando vuoi fare una cosa, vuoi costruire, vuoi fare, allora c'è il vincolo del parco piuttosto che il vincolo della sovrintendenza, piuttosto che il vincolo. Però poi in quei territori la qualità della vita è migliore. Allora, io veramente ringrazio tutti quanti per la preziosa collaborazione che in questi anni abbiamo messo in campo, l'abbiamo messa. Abbiamo lavorato alacremente giorno e notte, confermo. Vittorio Marchitti si è messo in testa questa mozione, ma poi con la generosità che lo caratterizza, ha chiesto una mano a tutti e noi ci siamo stati. Voglio ringraziare pure Zingaretti Davide perché fino a stamattina ci siamo scambiati i messaggi per correggere ed è stato bello sentire questo. È stato bello perché vuol dire che c'è una amministrazione nella sua maggioranza e nella sua, come dire, opposizione, che però su questi temi fa quadrato, su questi temi c'è e su questi temi vuole che la nostra città assurga ad un ruolo più importante. Io un appello lo faccio al sindaco, ma il sindaco lo sa. Io lo faccio. Lui siede in un luogo importante, siede all'interno di un direttivo dell'ANCI. È quello il contesto nel quale noi dobbiamo cominciare a sollevare, facendoci anche promotore, i temi che riguardano non solo la nostra città, questa vicenda dei rifiuti, dei capannoni che vengono riempiti di qualsiasi tipo di materiale e poi bruciati, non riguarda solo la nostra città. La vicenda di Eco X è solo di 2 anni fa. La Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Sicilia, non c'è regione dove questo non accade. Questo vuol dire che c'è una falla importante nel sistema. E allora ben vengano i piani regionali dei rifiuti, ma coraggiosi, coraggiosi piani regionali dei rifiuti, ben vengano tutta una serie di controlli, ma mettessero le amministrazioni comunali, tutti, tutti, nella potenzialità di agire. Io non ho altri interventi da fare. Io veramente sono qui a ringraziare tutti. Stringo veramente in un forte abbraccio i cittadini della mia città. Io oggi sono un amministratore, ma prima di questo sono una cittadina, una madre, una moglie. Capisco le preoccupazioni di queste ore, cosa respiriamo, i livelli della diossina, i livelli che pure nella falda saranno permeati. Le capisco, le condivido e dico non staremo fermi, non staremo fermi. Lavoreremo come abbiamo fino ad oggi fatto per migliorare, per controllare, per monitorare questo territorio. La proposta di istituire un osservatorio composto da sì l'amministrazione comunale, sì dalle forze competenti, perché no da ricercatori e dall'università, aperto alla cittadinanza. I cittadini sono quelli che più di altri monitorano questo territorio. I cittadini sono quelli che segnalano costantemente, quotidianamente, tutte le situazioni che vengono a determinarsi. Noi, questa maggioranza è proprio, e io credo tutto il Consiglio Comunale, è proprio a questi cittadini che vuole coinvolgere e ai quali vuole dire
al fianco nostro, voi con noi, perché, ripeto, questa terra sta a cuore a tutti. Lo ridico, va bene i commenti che sono arrivati, ci sta, la rabbia si comprende, l'amarezza, la delusione dei tanti che in questi giorni, anche di coloro che abitano nelle case a ridosso dell'impianto, ci sta, è comprensibile, ma non può rimanere senza risposte. E io ci tengo a dirvi che siamo qui per darne di risposte. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Assessore Laurenzi. Si è prenotato il consigliere Giovannini. Prego, consigliere, lei ha facoltà. Grazie Presidente, Sindaco, Assessori e consiglieri. Tanto voglio ovviamente auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori, Monica Laurenzi, che l'ho ascoltata prima nell'intervento, e ovviamente inizia un momento molto complicato, purtroppo è capitato, e all'assessore Omar Ruberti, quindi vi auguro un buon lavoro. Detto questo, Vittorio Marchitti ha presentato questa mozione, ovviamente frutto di un lavoro, come lui ricordava, collaborativo di tutti, e una mozione molto corposa dove c'entra un po' tutte le problematiche che sono successe in questo disastro ambientale, purtroppo, che è avvenuto domenica. Poi ho anche commentato un commento molto caloroso, un intervento molto profondo dove descriveva il tutto e quindi oltre ad aver letto ha fatto anche l'intervento per poter poi dire alcune cose importanti che un po' tutti quanti noi ci ripetiamo negli anni e ce lo commentiamo negli anni. Purtroppo domenica sera è successo questo fatto così grave, è cambiato letteralmente uno scenario qui ad Aprilia, nel senso che uno scenario dove noi descrivevamo sempre, nel senso che dicevamo ma questo continuo appesantimento di in questo fazzoletto di territorio di impiantistica di questo genere. Non è possibile averla e quindi noi ogni qualvolta come amministrazione comunale nei vari procedimenti amministrativi dove noi partecipavamo cercavamo sempre di far sentire la nostra voce, abbiamo sempre cercato di far sentire la nostra voce nei tavoli, nelle conferenze di servizi, esprimendo anche dei pareri ben costruiti e motivando anche perché eravamo contrari a alcune cose. Però purtroppo, come chi mi ha già detto, purtroppo poi alla fine l'assessore diceva passacarte, ecco, sì, in effetti alla fine diventiamo soltanto, diciamo così, un ente che dice le cose, cioè l'amministrazione che dice le cose, però alla fine a decidere sono altri, alla fine ci passano sopra. E questo ovviamente non è più possibile, bisogna cercare di cambiare rotta. E per cambiare rotta e per cercare di salvaguardare il nostro territorio, è ovvio che l'amministrazione locale, quindi il capo sindaco, deve avere più poteri, deve avere più poteri decisionali e quindi è giusto perseguire un percorso. E questa mozione cerca un po' di perseguirlo, cioè di dare degli input, ma poi ovviamente il lavoro deve essere anche fatto al di fuori d'Aprilia, nelle varie istituzioni superiori, dove ognuno di noi cercherà di fare la propria parte. Però bisogna farci sentire. Ovvio il discorso dell'ANCI è importante, dove il sindaco siede in quel direttivo, è importante portare queste istanze e cercare di coinvolgere i sindaci perché i sindaci hanno una voce importantissima nello scacchiere nazionale, dove toccano tutti i giorni con mano questo tipo di problemi e quindi va bene questo tipo di impostazioni che parla sempre la mozione. Quindi diciamo che dobbiamo fare questo lavoro pesante. Purtroppo oggi noi subiamo, come prima Vittorio nell'intervento che ha fatto, subiamo un po' le critiche della città, ma è normale che le critiche poi alla fine le fanno all'amministrazione locale, perché
come prima diceva Vittorio, alcuni stanno, fanno le leggi, stanno nelle loro stanze tranquille o nelle loro villette, prendono stipendi di certo rilievo. Noi stiamo qui in un territorio a fare politica, quella locale, quella veramente quella a tu per tu col cittadino, e quindi siamo i primi ad subire le varie critiche quando succede qualcosa. E quindi il rammarico è doppio, perché non solo che cerchi di portare le istanze e cercare di difendere il tuo territorio, poi quando succede qualcosa vieni anche criticato, ma purtroppo è così, perché il cittadino, diciamo che alla fine il contatto ce l'ha col consigliere comunale o con l'assessore di turno o col sindaco, perché gli enti superiori sono, diciamo, gli enti superiori che sono irraggiungibili. Poi con queste riforme che stanno facendo, col taglio delle province, un altro dramma è stato, perché poi alla fine le province sono state anche svuotate e anche le competenze, alla fine vanno a dare dei pareri dove però ovviamente il personale all'interno delle stesse non c'è più di qualità, tra virgolette, perché poi se tu tagli succede questo, e quel fatto di dare una proroga a un provvedimento del genere, no? Dove c'era un'istruttoria, una conferenza di servizi, perché era scaduta nel 2019, scadeva l'autorizzazione, quindi doveva essere rinnovata, e dove il comune, come nella mozione è stato riportato, dove è stato riportato, aveva espresso con un lavoro fatto dagli uffici, dove devo dire, come ricordava prima l'assessore Monica Laurenzi, che ovviamente in questi giorni che si è insediata ha toccato con mano, dove gli uffici con i propri tecnici stanno lavorando in modo veramente continuo e dettagliato, seguendo situazioni un po' a 360 gradi, quindi l'ufficio sta facendo un grande lavoro, dove qui anche, lo dimostra anche nella mozione, dove è stato riportato tutte quelle prescrizioni che avevano messo qui alla LOAS, proprio che dimostrano che avevamo posto, ma la provincia per carenza di personale ha dato una proroga, un'autorizzazione che doveva essere conclusa, una conferenza di servizio doveva essere conclusa, ma non poteva essere conclusa perché ovviamente si è svuotata. Quindi anche questo è un tassello di preoccupazioni che dobbiamo, ovviamente la politica deve capire, che non si può lavorare così, perché poi qui parliamo veramente su un settore dove si va a toccare la salute dei cittadini, bisogna stare molto attenti, saluti tutti, e quindi bisogna lavorare in una certa maniera. E quindi il rammarico è tanto, è tantissimo. Ma io quella sera, quella domenica sera, mi ricordo, sono stato lì a vedere quello che era successo. Stavo insieme all'assessore Monica Laurenzi e sinceramente non sapevamo neanche che dirci, perché lì era drammatica la situazione. Visto, veramente abbiamo toccato con mano una situazione pesantissima, si pensava. Si facevano le riflessioni del dopo, perché il mentre si vedeva bruciare tutto, ma il dopo sta avvenendo tutto quello che purtroppo verrà fuori, perché qui c'è una coda molto lunga, ci saranno delle ricadute pesanti, speriamo che si riesca a contenere, ma quello che è successo, quello che è uscito fuori da questi incendi, l'inquinamento ovviamente è salito in maniera, i numeri lo dicono, e quindi speriamo che non abbia intaccato molte colture che ricadono nel vicinato dell'impianto, e ovviamente anche la salute dei cittadini in primis. Speriamo che non sia stata, ovviamente non abbia subito, non si subisca di danni, perché questi ovviamente non li vedremo domani, ma li vedremo più in là. Quindi siamo preoccupati, molto preoccupati, e quindi è giusto mettere in campo un'azione forte. Allora, questa mozione io la condivido, perché mette in campo un'azione forte. Cioè, c'entra molto bene tutte le varie questioni e impegna la giunta e il sindaco con 7-8 punti, anzi 11 punti, quindi diciamo che dà un bel impegno, ma vista la portata della situazione è giusto che sia così, è giusto che si metta la massima attenzione. Io trovo una cosa, voglio dire, questo ha fatto l'accenno prima l'assessore all'ambiente Monica, cioè perché ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando da un po' di tempo, però dobbiamo farlo perché non possiamo solo parlarne. Io non so se dobbiamo inserirlo anche in questa mozione,
Penso non ci sia bisogno perché l'abbiamo detto in altre occasioni, lo diciamo sempre, lo ripetiamo adesso, l'ha ripetuto anche lei. Cioè, costruiamo una rete di protezione nel nostro territorio, cioè di quello che è di competenza nostra, visto che poi ci passano sempre sopra. Noi costruiamo una maglia di tutela, quindi mettendo una serie di vincolistiche, facendo lavorare l'urbanistica insieme all'ambiente, costruiamo questo percorso e portiamo a casa dei risultati, ma lavoriamoci intensamente perché come si è visto, una cosa che non succede in 1.000 anni può succedere in un secondo. E quindi dobbiamo assolutamente tutelarci, perché se no qui continueremo a essere terra di conquista di tutti, perché è così. Abbiamo visto quello che è successo in altri casi, l'ultimo, voglio citare l'ultimo, non perché vuole essere sempre messo, tirato in ballo, ma perché l'ultimo episodio che è successo con quell'area di 3 ettari agricola che viene data per realizzare un deposito ulteriore di materiale trattato. Quindi capite che lì sono altri 3 ettari di terreno dove verranno messo quel prodotto che viene trattato all'interno di un TMB. Quindi, per carità, con tutte le sicurezze, con tutte le normative che ci sono, ma se parte un incendio, comunque è sempre un incendio. E qui parliamo di un fazzoletto dove questi impianti stanno nell'arco di 7 km. Qui nell'arco di 7 km abbiamo una serie di impianti, oltre ad avere delle quattro industrie a rischio incidenti rilevanti, due stanno su quest'area qui, parlo dell'Abovie e della Recordati, ma qui abbiamo la Rita Ambiente, la ex Grigos, la Loas che oggi non c'è più, la Safe Garden e qualcos'altro che volevano realizzare anche, ma noi ci batteremo fino alla morte a non farle realizzare, cioè nell'arco di 7 km, la Turbogas, cioè, ma veramente mettiamo a rischio se succede qualcosa la salute dei nostri cittadini, come ovviamente e dopo la fine è successo una cosa, è successa domenica. Quindi bisogna assolutamente far capire che non è più possibile aprire, non può più tollerare, non può più ricevere proposte di genere, quindi bisogna assolutamente mettere in campo noi gli strumenti che possiamo mettere in campo noi. Poi dobbiamo fare tutte quelle azioni che appunto descrive la mozione. Una cosa dico all'assessore. Assessore, la mozione parla di sospendere il procedimento della provincia per quanto riguarda l'autorizzazione della Loas. Ovviamente quello si è sospeso da solo perché oggi non esiste più, l'industria non c'è più. Però comunque è vero che gli uffici hanno fatto il lavoro e hanno fatto un parere che oggi l'abbiamo riportato in questa mozione, anche per mettere a conoscenza l'intero Consiglio Comunale del lavoro fatto e anche la cittadinanza del lavoro fatto degli uffici. Però questa roba, oggi in poi, qualsiasi procedimento amministrativo, anche se non è di competenza del Consiglio Comunale, perché poi non lo deve votare, non lo vota, comunque portiamo nelle commissioni perché i consiglieri comunali devono argomentare tutto. Qua bisogna, su questo tipo di impiantistiche, bisogna argomentare tutto, perché poi non è che si può fare a chi sì, chi no. Quindi bisogna argomentare tutto, dalla A alla Z. Quindi si deve lavorare con le commissioni, argomentiamo, parliamo, studiamo, approfondiamo, diamo il contributo perché non c'è soltanto il discorso tecnico, ma c'è anche il discorso politico che va ovviamente portato nel posto politico, cioè all'interno dell'aula consiliare, quindi nelle commissioni, quindi poi perché attenzione, questa mozione oggi che noi andiamo a approvare, voto in modo favorevole e sono molto d'accordo, solo su un punto poi dico una cosa su un punto che secondo me deve essere allargato, impegna il sindaco e la giunta, ma ovviamente è una mozione votata dal Consiglio Comunale, quindi è il Consiglio Comunale che è sovrano, impegna il sindaco, quindi il sindaco non può fare cose diverse da questa mozione, se fa qualcosa di diverso da questa mozione deve ritornare in Consiglio Comunale perché deve annullare questa mozione. Dico questa cosa perché, e mi riferisco anche su altre vicende, sulla questione Turbogas ci voglio tornare.
delle emozioni ben precise, dove questo consiglio comunale ha preso un impegno molto preciso, quindi si fa un percorso diverso, bisogna modificarlo tramite una delibera di consiglio comunale. Attenzione, perché il consiglio comunale è sovrano e il sindaco e la giunta che fanno delle cose nel verso giusto dovrebbero avere la copertura del consiglio comunale, perché se si decide una cosa in passato bisogna fare un atto amministrativo votato al consiglio comunale che va nella parte inversa di quello che è stato approvato in passato. Dico questo perché il lavoro che ci si chiede, che prima l'appello che lo faceva l'assessore l'ha fatto anche Vittorio, di fare un lavoro che qui non ci deve stare maggioranza o opposizione, ma un lavoro di tutte le forze politiche presenti. Allora, questo lavoro, che ovviamente si fa in consiglio comunale, che è lì dove le forze politiche che rappresentano la città fanno gli atti e si possono votare gli atti in modo unanime tutti quanti insieme. Ovviamente quando si fanno questi atti lì, se si chiede un supporto di unitarietà e si fanno degli atti e questi atti vengono votati in consiglio comunale, ovviamente se poi si fanno delle scelte diverse bisogna riconvolgere lo stesso il consiglio comunale. Questa è l'ABC della politica e quindi bisogna farlo. Quindi, tornando poi a bomba invece sulla mozione, io l'unico punto dove vorrei un po' allargarlo è sul punto 8, dove dice di istituire l'osservatorio del territorio ambiente. Questo è un punto importante, come appunto ci diceva l'assessore, però io qui l'allargherei un po'. Aggiungerei anche, perché siccome qua poi dice di dotare l'ente di un comitato scientifico, io devo, oltre che al sindaco e al presidente della provincia, quindi al delegato dell'ARPA e comandante dei vigili del fuoco e dei carabinieri, io metterei anche il responsabile del settore ambiente, che secondo me ci vuole anche qualche tecnico dentro a questo tavolo. Io non so se, cioè io metterei qualche figura in più e metterei anche, perché ripeto, l'intervento quello che dicevo prima, il sindaco rappresenta l'amministrazione, ma qui ci serve anche, secondo me, anche la parte del consiglio comunale, quindi anche un consigliere all'interno di questo comitato, io ce lo vedrei. Quindi secondo me l'allargherei un po', proprio per dare un massimo contributo e proprio per avere un rapporto più compiuto tra giunta e consiglio comunale. E poi per quanto riguarda invece il resto, sono tranquillamente concordo con tutto, la mozione è ben fatta, è molto articolata, riporta tutto, si vede che è stato fatto un ottimo lavoro anche con gli uffici, quindi credo che questa mozione, se poi seguita bene, ognuno di noi fa la propria parte al di fuori d'Aprilia, secondo me può avere degli sviluppi importanti per cercare un po' di tutelarci da quello che è avvenuto. Per il momento mi fermo, grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Giovannini. Ha chiesto la parola il consigliere Petito. Prego, consigliere, con una preghiera, un'orazione me la faccia sulla chat del consiglio, se no non la vedo e non riesco poi a preordinare l'ordine degli interventi. Grazie, consigliere. Io lei ne ha facoltà. Grazie, presidente, sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Scusami, Pasquale, per la prenotazione, ma col cellulare mi rimane un po' difficile, quindi ecco perché l'avevo fatto su quella parte. Va bene. Allora, prendere la parola oggi dopo quello che è successo in un consiglio comunale dove doveva essere un passaggio tranquillo di una cosa istituzionale, e nel frattempo è avvenuto un problema molto molto serio per una buona parte dei cittadini, quasi tutti, perché poi ha coinvolto un po' tutti, non è facile perché
non siamo avvezzi a gestire eventi di questa portata, per fortuna, perché questa situazione si viene a verificare quando succede quello che non deve succedere. Comunque, la dobbiamo gestire, fa parte del nostro mandato che oltre alle cose di routine si devono portare a termine anche le cose straordinarie quando c'è necessità. E questo è uno dei casi che ci obbliga a farlo. E ho potuto notare in questi pochi giorni, insomma, dall'evento, che c'è stata una forte sensibilità da parte dei cittadini, ma c'è stata anche una forte sensibilità da parte degli amministratori che tutti insieme con una stessa voce hanno denunciato quello che, ecco, abbiamo sentito fino adesso, ma tante altre cose si sono sentite sui social e sulle informazioni. Il fatto è molto grave e probabilmente queste cose anche in altre città, in altri territori, si possono ripetere perché la legge non è chiara, non è chiara per tutelare i cittadini. Perché, ecco, come già hanno detto i miei predecessori, Vittorio Marchitti ha fatto un intervento molto largo, caloroso, dove ci ha messo tanto, tanto dentro, ma ho sentito anche gli altri. E quindi ci sta, in questo momento ci sta tutto, ci sta la rabbia dei cittadini, ci sta la preoccupazione di chi deve gestire e ci sta pure questa mozione che noi abbiamo messo in campo grazie al capofila, insomma, Vittorio, ma ecco, devo ringraziare, così come hanno fatto gli altri, tutti coloro che hanno dato un contributo e quanto si tratta veramente di problemi che toccano il cuore della città, quindi toccano i cittadini, non c'è maggioranza, non c'è opposizione, ma ci sono degli amministratori responsabili che insieme trovano le soluzioni migliori anche in poco tempo. Ecco, questa è stata una cosa che in una giornata e mezza è stata messa su, probabilmente, ecco, pure come diceva il collega Giovannini. Si potrebbe ancora aggiungere qualche cosa, però l'importante è fare e farlo subito. Abbiamo cercato di farlo fatto bene. Quando ci è stato chiesto di dare un apporto a questa cosa, noi ci siamo messi subito a lavorare come lista. Insomma, abbiamo trovato delle condizioni per esprimere un nostro parere sulla sospensione da parte della provincia, quanto dà queste autorizzazioni quando qualcuno viene meno e quando qualcuno non solo quando fa l'incendio, perché poi questo è il finale di una conseguenza drammatica, però è opportuno pure avere una rete di controllo sui quantitativi che questi signori possono stoccare, non sulle 140.000 tonnellate all'anno, vabbè, ma quelli sono distribuiti su tutto l'anno, però se poi tu hai la possibilità di stoccare un quantitativo e poi lo triplichi, lo fai 10 volte, lo fai 100 volte, quando poi succede l'evento, lì è un disastro. E questo è stato uno dei casi, ma così come lo fu con l'Eco X a Pomezia, così come è successo a Brescia, così come è successo in tante altre parti d'Italia, dove non potendo o per opportunità di portafoglio questi signori non riescono a smaltire il materiale lavorato o aspettano il prezzo migliore per poter portare a nuova vita i prodotti che loro portano in lavorazione, li accumulano a dismisura e poi di mezzo ci va il cittadino che non solo ha pagato per smaltire, non solo ha collaborato per fare la differenziata, ma addirittura rischia la propria pelle con degli inquinamenti fortissimi e che hanno conseguenze di lungo corso. Quindi non sono cose che poi noi vedremo domani mattina, che ti tagli un dito, metti punti di sutura e poi guarisci. Queste non sono cose che si risolvono in 2 giorni o in 2 mesi, sono strascichi che vanno molto lontano. Però dicevo, ecco, era importante pure pensare
di mettere fuori i centri abitati di queste aziende ritenute insalubri, perché bisogna avere coraggio a fare certe cose. Se in un centro abitato, dopo 20 anni ti trovi una industria che fa questo tipo di lavorazione, che dà problemi, odorigini, di fumo, di rumore, di qualsiasi tipo, che sono insalubri, e queste vanno accompagnate in un percorso di trasferimento, per forza. E poi ecco, la costituzione da parte civile dell'amministrazione è opportuna farla, perché i danni potrebbero essere irreparabili, di dimensioni mostruose. Quindi è opportuno che un'amministrazione che in questo momento deve gestire dei fatti li faccia con tutti i crismi della legge. So che è difficile fare un intervento in questa giornata dove è ancora in corso il problema. Speriamo, insomma, che le autorità preposte possano mettere fine quantomeno all'emanazione di fumi, perché purtroppo quando si brucia una quantità tale, sotto rimangono dei focolai, e finché questo non viene tirato via con mezzi, uomini e attrezzature, questo durerà ancora qualche altro giorno. Siamo a ridosso del Ferragosto, con un caldo di questa portata. Io faccio i complimenti veramente a tutto il personale che sta operando, sono preparati, d'accordo, però comunque sono casi estremi. E quindi ecco, io voglio fare un plauso a tutti quelli che sono impegnati in questa operazione e che possano al più presto definitivamente spegnere questo focolaio. Dopo questo intervento, però, volevo dire che la mozione è un qualche cosa di eccellente che è stato portato a termine da parte di tutti. Faccio i complimenti a tutti. Come qualcuno prima mi diceva, che c'è l'opposizione, c'è la maggioranza, qui ci sono degli amministratori responsabili che devono tutelare la salute dei cittadini del nostro comune. Approfitto, non ho preso prima la parola per non fare doppioni, approfitto per fare i complimenti al nuovo consigliere, per qualcuno, però per me non è nuovo, perché come già dicevano altri colleghi, siamo stati nella consigliatura del compianto Domenico D'Alessio, insieme. So la sua serietà, la conosco di persona, quindi gli faccio i migliori auguri, al di là di qualche piccola polemica di questi giorni, però sono convinto che tutto si supererà e insieme potremmo fare molto per la nostra città e i nostri cittadini. Approfitto per ringraziare i due assessori che non fanno parte più della squadra, la Michela Biorcati e Salvatore Codispoti, per il loro impegno e la loro serietà nel lavoro che hanno svolto, e contestualmente faccio gli auguri ai due nuovi eletti di portare avanti una linea sempre a favore del cittadino, come noi ci siamo dati come regola. La nostra squadra è composta di questi due assessori due assessorati che sono un punto cardine di un'amministrazione quale l'urbanistica e l'ambiente. È proprio, ecco, come si dice, capita proprio nel momento meno forse opportuno fare queste modifiche, però per gli eventi che sono succeduti, non per altro, che un assessore arriva e ti trova un disastro avanti da gestire, però con la capardietà e l'aiuto e la capacità che hanno, sono sicuro che svolgeranno non bene, ma benissimo il loro compito, e con tutta sincerità vi faccio gli auguri anche a voi. Io per il momento chiudo, Presidente, grazie e scusami per la prenotazione. Se poi non dovete Grazie, consigliere Pedito. Ha chiesto la parola la consigliera Julian. Prego, consigliera, lei ne ha facoltà. per esprimere la mia piena condivisione
con i contenuti della mozione presentata oggi su un tema così delicato e dopo un disastro ambientale come quello che la nostra città ha subito pochi giorni fa. Sono un medico e in quanto medico so bene quanto facciano male le sostanze rilevate dai primi prelievi fatti dall'ARPA. Parliamo non solo di diossina, ma sostanze benzpireniche, che sono idrocarburi aromatiche altamente cancerogeni. Altrettanto, insieme a questi prodotti, a queste molecole, si sono sprigionati tantissime altre molecole che alla salute sicuramente bene non fanno. Dunque, dobbiamo tutelare il territorio e i nostri cittadini con tutte le azioni che possiamo mettere in campo. Anche perché dopo l'emergenza ci sarà un dopo, e quello toccherà a noi, la classe medica, perché queste sostanze, che sono sostanze del long acting, dunque non sono, danno un effetto immediato sulla salute della persona, dell'uomo, della terra, del suolo, dell'ambiente e così via, ma ci troveremo di fronte a dei casi che anche oggi gestiamo, casi reduci di esperienze precedenti, lontane, ma che hanno portato a quello che oggi noi abbiamo in cura. Allora, dico che questa esperienza deve essere portata all'attenzione della Regione Lazio quando si va a trattare su tutta la materia che riguarda i rifiuti, cercando di far valere questa tragica esperienza, andando a perorare la causa del comune per la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente del nostro territorio. Credo che la Regione debba aiutare i comuni fornendo le risorse finanziarie per effettuare quegli interventi di bonifica, di pulizia dei siti abbandonati nel territorio e per i quali i privati tante volte sono inadempienti. Ben venga inoltre la richiesta di stato di calamità a favore di chi ha subito danni, per giunta in un anno di già comprovata criticità economica, ma anche sanitaria. Un mio speciale ringraziamento, una medaglia d'oro firmata a cittadini d'Aprilia, vanno a tutte le forze intervenute nel domare questo incendio disastro, mettendo così le proprie vite in pericolo, ma al servizio dei cittadini. Ho concluso. Grazie, consigliera Julian. Ha chiesto la parola il consigliere Cola. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie presidente, sindaco, colleghi consiglieri, assessori, sarò lapidario. Innanzitutto voglio fare un in bocca al lupo alla neoconsigliera, prima non ho preso parola per non creare doppioni, ha preceduto il collega consigliere Zanlucchi, e non ci conosciamo personalmente, ma dalle sue parole che ho potuto ascoltare oggi pomeriggio apprezzo e stimo la dottoressa Julian e spero che ci sia una proficua collaborazione scusate con lei e con tutto il consiglio. Voglio ringraziare, in ordine a quanto è successo questi giorni di cui si è parlato oggi pomeriggio, tutte le forze in campo, tutti coloro che si sono prontamente attivati per domare l'incendio e per in qualche modo contenere tutte le conseguenze dannose che ci stiamo portando, ecco, questi giorni, che ci porteremo nostro malgrado ancora per qualche altra settimana. Quindi grazie ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile e tutti coloro. Diciamo in questa fase noi consiglieri siamo stati la città di trasmissione con i cittadini che ci hanno chiesto più volte cosa è successo, cosa stava avvenendo, quindi un ruolo fondamentale probabilmente è stato fatto anche da parte dell'amministrazione proprio per poter informare prontamente, subito, i cittadini, rassicurandoli su quanto stava succedendo e sull'azione che si stavano mettendo in campo.
Voglio ringraziare tutti coloro, anche il primo firmatario, il consigliere Marchitti, della mozione che oggi viene presentata e discussa, che approvo dall'inizio alla fine. È un lavoro veramente eccellente, che è stato anche il risultato dell'interazione delle diverse forze in campo. Anche i colleghi consiglieri che mi hanno preceduto hanno sottolineato che oggi non si parla di maggioranza, non si parla di opposizione, oggi si parla di un'amministrazione compatta che pensa alla tutela e alla salute della cittadinanza. Voglio solamente fare un appunto sul punto 8 della mozione, un piccolo emendamento per quanto riguarda i componenti dell'osservatorio, aggiungendo, se poi i colleghi saranno d'accordo, magari mi daranno risposta, anche la prefettura di Latina, ovvero non solo nella figura del prefetto, nella persona del prefetto, ma di un suo delegato, in modo che possa avere ancora più forza questo osservatorio e possa essere coinvolte tutte le forze della provincia. Ritengo che in questa maniera, coinvolgendo anche la prefettura stessa, possa darsi un tono di maggior rilievo istituzionale. Pertanto chiedo che, oltre alle figure già che sono state insomma pregiamente individuate, venga inserita anche la prefettura di Latina, ovvero un suo delegato, al punto 8 della mozione. Io termino qui, facendo ancora un in bocca al lupo alla mia consigliera, spero insomma di vederci presto, e ringrazio tutti. Grazie Presidente, ho terminato. Consigliere Cola, ha chiesto la parola la consigliera Lombardi. Prego, consigliera, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Chiaramente è un consiglio comunale doloroso per tutti noi, questo lo è dal punto di vista personale, in quanto, come hanno ricordato chi mi ha preceduto, la viviamo direttamente come persone, con i nostri familiari, tappati in casa, chiusi, preoccupati, guardando l'aria che ci circonda, cercando di capire il fumo da che parte sta andando e da che parte sta tirando. Quindi un grande dolore personale, come cittadina e ancora di più come amministratrice di lungo corso di questo comune e soprattutto in quel settore. Pertanto, è chiaro che non è mancato il contributo rispetto alla mozione, che è stata una mozione, scritta a tante mani, che potremmo definire corale, in cui ognuno di noi ha messo, ciò che riteneva fosse importante, in particolare il mio contributo è stato nel portare la testimonianza e quindi cercare una soluzione alle problematiche che ci siamo trovati ad affrontare in tutti questi anni. In particolare, che cosa succede? Che nel settore dei rifiuti negli ultimi 10 anni è cambiato il mondo. Ci siamo trovati a veder crescere nuovi impianti, a dover fare delle scelte, ma anche questi impianti negli anni sono cambiati. Le esigenze del territorio sono cambiate e purtroppo è cambiato nel settore delle plastiche e del riciclo. Dal 2017 in poi c'è stato un ulteriore step di cambiamento. Quindi io poi, subito dopo aver parlato della mozione, ci tengo a fare un chiarimento, perché in questi giorni siamo stati sollecitati tutti, io in particolare, per tutto ciò che atteneva alla storia che mi ha visto protagonista in quegli anni. Quindi mi sembra giusto chiarire una parte della storia, perché altrimenti veramente sembriamo collusi e, per quanto mi riguarda, non lo siamo. E quindi i cittadini hanno il diritto di capire quali sono le logiche che stanno dietro a certi atti che noi facciamo e che portiamo nelle conferenze dei servizi. Venendo alla mozione come prima cosa, purtroppo quello che accade è questo, che gli enti locali, i comuni e subito dopo le province sono sempre più caricati di responsabilità. Responsabilità perché il sindaco è il garante della salute pubblica, perché il territorio deve vigilare su se stesso, quindi la polizia locale, quindi gli enti di controllo locali, quindi le ARPA devono controllare e fare le analisi. Però quello che non succede poi, oltre a livello regionale e governativo, riempire l'ente locale di competenze, non c'è dall'altra parte la messa a disposizione di risorse, che sono risorse umane,
quindi la possibilità di assumere persone per poterle fare tutti questi controlli. E risorse economiche. Le ARPA, ad esempio, hanno bisogno di tutta una serie di attrezzature di cui spesso sono totalmente prive o di cui spesso hanno una grande scarsità, per cui devono fare delle scelte, e questo è assolutamente ingiusto, perché poi scatena pure una guerra che possiamo definire tra i poveri, tra il fronte col cittadino, perché l'amministratore locale se la prende con l'ARPA che non fa tutti i controlli che noi vorremmo che facesse, ma l'ARPA di conseguenza se la prende con la regione che non gli dà gli strumenti umani ed economici per poterli effettuare tutti questi controlli. In questi anni è stato un susseguirsi di problematiche di questo tipo, è stato un susseguirsi di pareri che poi venivano ignorati. Allora, se il sindaco e le amministrazioni locali hanno delle competenze e delle responsabilità, il parere che il sindaco e i consigli comunali esprimono non può essere solo messo agli atti ed ignorato quando è negativo. Ma purtroppo questa cosa è successa troppe volte, ne abbiamo parlato veramente poche settimane fa in riferimento all'ampliamento del piazzale della Rida, e questa è una cosa che è frustrante e non dà i mezzi al cittadino eletto, perché noi siamo cittadini eletti dai cittadini, di poter tutelare se stesso e il proprio territorio. Quindi era giusto inserire in questa mozione questo tipo di richiesta, che è una richiesta che va a salire, perché è una richiesta che si muove verso la regione e di conseguenza verso il governo, perché le leggi non possono essere fatte solo a livello nominale, non si possono dare competenze e poi di contro non dare la possibilità di assumere personale o di acquistare il materiale necessario. E questo è un punto. L'altro punto importantissimo di questa mozione era la richiesta di cambiare le normative che riguardano le sanzioni e le penali, perché purtroppo in questo paese, in questi giorni, si sono susseguiti decine di articoli in questa direzione. In questo paese abbiamo probabilmente la normativa ambientale più articolata del mondo, una delle migliori sulla carta. Il problema è che poi dopo le penalità per le persone che commettono questi reati e questi disastri, perché io sono d'accordo, la definizione corretta rispetto a quello che stiamo vivendo adesso è un disastro ambientale di cui stiamo pagando adesso perché sentiamo la gola che ci brucia e gli occhi che ci lacrimano, ma probabilmente pagheremo negli anni con altri tipi di problematiche, pagheranno i nostri agricoltori lì in zona con un problema economico immediato. Però il problema è che invece i responsabili diretti di questo tipo di cose, nel momento in cui vengono accertate le responsabilità, e purtroppo non tutte le volte vengono accertate, e questo è un altro problema, ma anche quando vengono accertate delle responsabilità dirette, hanno delle penalità, hanno degli arresti o penalità economiche che sono ridicole. Quella che abbiamo citato nella mozione, che parla da 10.000 a 100.000 euro, ma ci rendiamo conto che è il nulla assoluto rispetto al danno che viene fatto nell'immediato, nell'intorno, nell'economia, nell'indotto, nella salute dei cittadini. Questa cosa non è possibile. C'era un articolo che è uscito in questi giorni nel quale si dice tristemente e purtroppo che oggi conviene di più alle persone, ovviamente alla malavita, conviene di più trafficare rifiuti che in sostanze stupefacenti, perché le pene sono molto più blande, sono molto più corte, e quindi uno, scontata la pena, se ne torna nel suo paradiso fiscale e fa il resto della vita da nababbo. Questa è una cosa che non può succedere. In questa cosa il governo si deve muovere veramente. Allora, le leggi vanno bene, ci piacciono, sono pure troppo severe, dice qualcuno, perché vengono chieste semplificazioni in continuazione. Però le pene, sulle pene c'è da lavorare tanto, tantissimo. E quindi questa era una parte della mozione che io ritenevo importante che ci fosse, e quindi ringrazio, insomma, poi tutto questo gruppo di lavoro che si è costituito per aver insomma, accettato e inserito i vari contributi che sono arrivati, tra cui questo. Ma adesso vengo alla storia.
di questo impianto in particolare. Io premetto che è ovvio, ognuno di noi ha le proprie idee personali, no? Su quello che può essere successo, però sono gli organi inquirenti che devono fare luce su tutto. Io mi auguro che le responsabilità vengano alla luce chiaramente e in tempi brevissimi e che ci sia la possibilità di recuperare una parte del danno, perché tutto il danno io sono convinta che non è mai possibile recuperarlo quando si tratta di disastri ambientali di questa entità. Però la storia va spiegata bene, perché viene rimproverato ai miei anni di assessorato il fatto che nel 2013 ci fu il più grande ampliamento di questa azienda e che non ci furono pareri negativi. Allora, in premessa, e neanche prescrizioni particolari, in premessa c'è da dire una cosa, che questa azienda è una delle poche nel territorio di Aprilia che insiste in un territorio, in un terreno a destinazione industriale. Quindi di fatto il nostro parere, che normalmente il parere del comune è fondamentalmente un parere urbanistico, non aveva motivo di essere negativo, non c'era nessuna giustificazione a questo. E questo è un aspetto. Ma in quegli anni questa azienda, nel suo quasi triplicare i quantitativi, che cosa proponeva? Intanto era un'azienda che trattava materiale da avviare al riciclo. Quindi non stavamo parlando di una discarica, di un inceneritore o di un deposito di rifiuti indifferenziati e secchi che comunque vanno a finire all'incenerimento. Stiamo parlando di un'azienda che, nella logica di quegli anni, era un'azienda assolutamente in coerenza con tutto il lavoro che il Comune di Aprilia stava facendo per avviare man mano la raccolta differenziata. Quindi era un'azienda che noi, tra virgolette, oggi, col senno del poi, però nel 2013, definivamo un'azienda virtuosa, che addirittura questo ampliamento lo chiese per chiudere il ciclo, addirittura lo chiese e lo ottenne per avviare una parte del processo di riutilizzo diretto della plastica per farne dei manufatti. Quindi era, lo ripeto, sottolineo, sulla carta, era un impianto assolutamente virtuoso. Era il 2013, un tempo nel quale non c'erano gli stoccaggi perché c'era un mercato di queste plastiche da riciclo. Tant'è vero che l'ampliamento riguardava i capannoni e quest'ulteriore capannone per recuperare direttamente le plastiche. Quindi, nella sua concezione, questo ampliamento era assolutamente virtuoso in linea con tutto quello che noi stavamo facendo. Poi che cosa succede? Che nel 2016-2017 inizia il problema della collocazione di questo materiale plastico, soprattutto sulle materie plastiche sorge il problema. E, la Cina chiude le maglie delle importazioni di materiali di cui l'Italia era una grandissima importatrice verso la Cina e si solleva il problema delle plastiche. Si solleva il problema delle plastiche perché a questo punto non c'è più una circolarità, non c'è più la balla che viene preparata, compattata, riutilizzata subito o avviata al recupero, ma iniziano gli impianti, nel 2017 cominciano i roghi anche di questi impianti qui, anche degli impianti di recupero, ma nel frattempo questo ampliamento era stato dato, ripeto, in tempi completamente diversi, in tempi non sospetti. Ovviamente iniziano i roghi, ovviamente l'assessorato si attiva e capisce che è cambiato il mondo dei rifiuti e lì abbiamo iniziato a fare i vari pareri perché sono iniziate ad arrivare richieste non più di ampliamento dei quantitativi di prodotti da trattare, ma ampliamenti dei piazzali di stoccaggio. Lì noi a tutti abbiamo iniziato a fare la guerra sui piazzali di stoccaggio. Inascoltati, perché già dal primissimo ampliamento della Rita, che è stata citata prima, le nostre preoccupazioni sul pericolo di combustione, sul diniego del primo piazzale di stoccaggio esterno della Rita, sono stati totalmente inascoltati dalla Regione. Noi ce l'eravamo posto questo problema quando sono iniziati i roghi casuali, liberatori, come li ha definiti la commissione bicamerale. Questo gli inquirenti lo devono accertare. E oddio, scusate, mi sta finendo la batteria. Scusatemi un attimo perché sto pure. Ok.
Scusate, ma sto in una situazione logistica complicata nel post-operatorio. Allora, dicevo, lì si è cominciato, il comune ha cominciato ad esprimere i pareri con tutte le prescrizioni che riguardavano proprio la sicurezza di questi impianti e proprio la sicurezza dal punto di vista del percolamento e del pericolo di incendio. Invito chi vuole approfondire ad andarseli a guardare i pareri espressi allora per la Rida, visto che quello invece espresso adesso. Adesso, dopo il problema che è sorto dal 2017 in poi, lo ripeto, che è stato espresso dal Comune di Aprilia anche rispetto a questo impianto qui. Era un punto, di chiarimento che io mi sentivo di dover dare alla popolazione, perché altrimenti veramente sembra che facciamo figli e figliocci. Non è così, è che è cambiata la storia in questi anni. E quindi ritengo giusto che le persone siano messe in grado di capire, perché io non accetto insinuazioni su interessi personali, su infiltrazioni della malavita dentro il nostro comune. Poi, quello che questa azienda, da un certo punto in poi della propria vita, ha deciso di fare, ripeto, lo dovranno appurare gli inquirenti. Io non dico questo, però era dovuta una spiegazione rispetto agli atti che sono stati emessi dall'assessorato, soprattutto negli anni nei quali rivestivo io quella carica. Credo di aver detto tutto quello che, insomma, non voglio ripetere quello che hanno già detto i miei colleghi prima di me, perché non credo che abbia senso. Siamo tutti d'accordo, tant'è vero che la mozione è stata scritta, insomma, da quasi tutti, per cui non ha senso. L'unica cosa che ci tengo a ripetere, questo sì, è un ringraziamento ai volontari e a tutti coloro che in queste ore continuano ad essere lì e continuano a lavorare per cercare di ridurre il più possibile i tempi di questi fumi. Quindi questo mi sembra veramente un ringraziamento assolutamente doveroso da parte di noi come consiglieri, ma anche come cittadini. E ovviamente, insomma, il voto sarà positivo da parte della Rete dei Cittadini per Aprilia. Ringrazio tutti per l'ascolto. Mi scuso se ho preso qualche minuto in più del mio consueto, però mi sembra un tema veramente troppo importante e io ci tengo che siano chiarite certe cose, perché l'omertà non mi appartiene. Mi piace che quando escono fuori accuse vengano chiariti tutti i punti possibili. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliera Lombardi. Si è prenotato il consigliere Fiorani. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Velocemente, visto che oggi doveva essere un consiglio comunale quasi telegrafico, insomma, soltanto per la surroga di un consigliere comunale, invece purtroppo con la disgrazia che ci è capitato, con il disastro ambientale, perché di fatto parliamo di un disastro ambientale, ci siamo prorogati giustamente ben oltre quello che potevano essere le previsioni. Ma io condivido praticamente tutto quello che hanno detto chi mi ha preceduto negli interventi, non sto qui a ripeterlo. Volevo solo fare un ringraziamento a tutti gli uomini che questi giorni si sono prorogati dai Vigili del Fuoco, ai nostri volontari, cito l'ARPA. Sì, l'ARPA, cito l'ALFA soltanto, anche l'ARPA giustamente per i rilievi che stanno facendo in questi giorni, l'ALFA che è sempre stata presente, chiaramente il sindaco, l'assessore che so che hanno monitorato costantemente, anche stando sul posto, la questione e le evoluzioni. Dico probabilmente, faccio soltanto un piccolo accenno, probabilmente la norma che delega gli enti superiori al comune a dare questa autorizzazione forse è una norma sbagliata, perché poi lo fanno con una certa, credo, superficialità, senza capire quello che effettivamente succede. Condivido pienamente la mozione che ha preparato che il consigliere Marchitti con gli altri ha preparato e predisposto, anzi lo ringrazio che si è fatto da trade union fra tutti quanti. Giustamente Aprilia domani la voterà positivamente e speriamo che di cavalcare tutte le imposizioni che sono state riportate e di avere dei frutti quantomeno rapidi e veloci. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Fiorani.
Si è prenotato il consigliere Giuffredi. Prego, consigliere, la facoltà. Grazie Presidente. Allora, signor Sindaco, assessori e colleghi consiglieri, certo è complicato, no? Perché in una situazione di disastro ambientale così importante, scindere l'emotività dalla razionalità è intanto il primo, secondo me, la prima cosa da fare. Io credo che innanzitutto dobbiamo partire da tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per cercare di spegnere quel fuoco, così quel fuoco, e quindi i vigili del fuoco, la protezione civile, tutti coloro che stanno veramente lavorando, perché penso che lavorare lì in quella situazione sia veramente una cosa encomiabile e che non richiede altre parole. Quindi io credo che la solidarietà del nostro gruppo intanto va a tutti coloro che stanno lì. E chiaramente, ma non è una solidarietà, diciamo, formale. Ci rendiamo conto di quanto sia importante, secondo me, far sentire la vicinanza a tutti coloro che stanno lì in quella zona rispetto ai disastri e alle conseguenze di questo disastro che stanno subendo. Io penso che questo sia il nostro primo e grande impegno. E da questo punto di vista, noi come Aprilia Nazione abbiamo da subito, abbandonando qualsiasi logica di opposizione, di maggioranza, eccetera, abbiamo collaborato a questa mozione nella massima consapevolezza che di fronte a questo è chiaro che ci deve essere una unione di intenti e una capacità di produrre, come abbiamo fatto anche in altre situazioni, una trasversalità importante per dare forza e dare importanza a questo. Quindi questa dichiarazione di stato di calamità naturale, secondo me, è la prima cosa, perché credo e auspico che si possa poi in parte, ma in piccola parte, ma quantomeno risarcire tutti coloro che sono stati colpiti da questo. Rimane comunque il problema fondamentale che non ha risarcimento, che è quello della salute delle persone, e quindi quello rimane un discorso del tutto evidente. Io credo che rispetto a una situazione di questo tipo, a questo disastro, indubbiamente dobbiamo capire che non è che tutto si risolve oggi in un consiglio comunale e in una mozione. Oggi è importante questa mozione, è importante mettere un punto che può essere fermo, impegnare il sindaco e la giunta su alcuni punti. Ci sono stati interventi che meglio di me forse hanno anche illustrato la bontà di una serie di punti che sono stati messi, e su questo noi concordiamo e convergiamo in maniera importante. È chiaro che poi noi auspichiamo intanto che la magistratura faccia il suo corso con serenità e possa approfondire tutte le vicende. Ed è chiaro che da questo punto di vista poi si valuterà, diciamo, se ci sono state diciamo, commistioni, se ci sono state omissioni e tutto quanto. Quindi noi non siamo un gruppo che in maniera anticipata vuole emettere sentenze di carattere politico. Noi auspichiamo che poi si faccia tutta la massima chiarezza su tutto quello che è successo e chiaramente si possa capire fino in fondo esattamente cosa è successo nell'immediato e anche nel tempo. Sicuramente ribadiamo quanto abbiamo già espresso nel discorso fondamentale, no? Che indubbiamente c'è bisogno da tutti i punti di vista che queste situazioni vengano affrontate in maniera completamente diversa, che i pesi e le misure e l'importanza che può avere gli vari enti, quindi parlo del comune, la provincia, la regione, dello Stato nazionale, siano diciamo squilibrate rispetto alla possibilità di interventi che veramente vanno a incidere su quelle che sono le situazioni. Io credo che da questo punto di vista voglio sottolineare che anche nella mozione noi abbiamo evidenziato che non è soltanto il problema della Loas, noi abbiamo una situazione ambientale all'interno del nostro territorio che è veramente estremamente preoccupante, estremamente critica, e noi come oggi siamo qui ad affrontare questo problema, ci potremo trovare domani, dopodomani, a documentare, ad affrontare situazioni per quanto anche inferiori ma analoghe. Io
Credo che a questo punto forse la cosa che è più importante, che anche la mozione in parte viene richiamata, è che veramente si cominci ad essere molto molto rigidi. Quindi sì, è vero che molti compiti sono della regione, molti compiti sono della provincia, però una serie di monitoraggi, di atti, eccetera, una maggiore ed estrema rigidità, io credo che noi dobbiamo applicarla. Questo io penso che sia veramente fondamentale e importanza, cioè capire che comunque non può essere, se è vero che la provincia, la regione, chiaramente in molti casi sono coloro che decidono, sono gli enti decisionali, noi però abbiamo il dovere fondamentale come comune di attuare e di applicare tutto quello che è il nostro possesso, in nostra facoltà, per poter veramente in maniera formale, rigida e fondamentale, poter veramente essere molto molto incisivi. L'Osservatorio Territorio Ambiente, secondo me, è uno strumento estremamente importante. Io penso che questo sia un passaggio fondamentale, ma anche una ricognizione completa, così come viene anche auspicato, di tutte le situazioni territoriali. Io credo che a questo punto sia fondamentale per poter ben capire, e quindi anche rispetto a tutte le diciamo i vari provvedimenti, le varie situazioni, io credo che sia il caso veramente di essere molto molto più rigidi rispetto al passato. Io credo che da questo punto di vista questo è un punto fondamentale. È inutile discutere, perché diventerebbe poi un discorso politico e quindi molto più ampio. Io credo che oggi noi convergiamo su questa mozione. È chiaro ed evidente che questa mozione però deve avere un seguito molto importante in tutti i suoi punti, in tutti i suoi 11 punti, ed è anche però chiaro che secondo me bisogna creare una discontinuità con il passato, ma la discontinuità non tanto per tirare in ballo accuse o non accuse, ma la discontinuità la può tirare una estrema rigidità. E mi fa piacere alcune cose che ha detto il nuovo assessore all'ambiente, perché a un certo punto questa discontinuità molto decisa, molto severa, molto impegnata, secondo me questo è un passo. Certo, io credo che questo non è che significa modificare sostanzialmente delle situazioni, avere il potere di modificarle, però secondo me è un punto estremamente fondamentale. Cioè l'OAS, al di là del danno e della tragedia che ha creato, forse può essere il punto di svolta rispetto a una serie di riflessioni, anche di ripensamenti rispetto al passato, perché la LOS ha trovato a tutti i livelli, comunque dal mio punto di vista, delle situazioni che forse in rapporto alla storia di questa azienda, eccetera, non avrebbe dovuto trovare. Ecco, questo io credo che debba essere un punto importante su cui tutti dobbiamo convergere, cioè cercare di capire che questa tragedia può essere motivo per avere due obiettivi: da una parte applicare noi come ente comunale una rigidità che forse fino a ieri era diciamo non così evidente, ma applicare una rigidità importante e profonda; dall'altra, chiaramente, usare, e ma questo già in passato è stato fatto, ma continuiamo a farlo, uno stimolo estremamente importante per la sensibilizzazione sui livelli provinciali, regionali e nazionali, per fare in modo che queste situazioni, queste vengano poste all'attenzione. E io concordo con quanto ha detto anche la consigliera Lombardi, cioè indubbiamente anche le penalizzazioni, le penalità, eccetera, eccetera, sono veramente ridicole e inadeguate. Su questo, secondo me, noi dobbiamo fare un grande lavoro, e su questo chiaramente ogni gruppo deve, nei propri riferimenti di carattere regionale e nazionale, deve spingere affinché questa sensibilità sia veramente percepita e anche poi trasformata in atti concreti e complessivi. Ecco, io credo che questo sia il punto. Quindi noi abbiamo con, attraverso
abbiamo volutamente e con grande convinzione collaborato all'estensione di questa mozione, perché crediamo che questi sono i momenti in cui la politica deve dimostrare la propria maturità, la propria consapevolezza, e quindi non esiste in questi casi una maggioranza e un'opposizione, ma esiste un fronte unito e compatto a difesa del proprio territorio. Quindi noi diciamo che convintamente appoggiamo e approviamo questa mozione, ma nel contempo ci riserviamo anche rispetto al futuro di continuare questa battaglia e questi approfondimenti rispetto a tutto quello che è successo e rispetto a tante altre situazioni che territorialmente hanno bisogno di approfondimenti e hanno bisogno di soluzioni. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Giuffredi. Allora, prima di passare alla votazione, dopo essermi consultato con il segretario comunale, al punto 8, relativamente agli eventuali suggerimenti o emendamenti che sono stati chiesti, siccome il segretario comunale ne ha preso nota e c'è anche la registrazione della stenografia, e visto che l'osservatorio deve essere istituito, senza che andiamo oggi a fare una votazione sull'emendamento, perché sennò qui dovremmo votare più volte le proposte, ci si prende l'impegno di inserire all'interno del punto 8 le richieste fatte dai consiglieri, in modo che quando andremo a istituire l'osservatorio saranno complete di quelle che sono le richieste fatte sia dal consigliere Giovannini che dal consigliere Cola. E quindi noi andremo a votare adesso la mozione, così come è stata articolata, con all'interno questa nota per ampliare l'osservatorio territorio e ambiente. Quindi io chiamo tutti i consiglieri all'attenzione, perché andiamo al voto. Procediamo alla votazione. Terra. Sì. Zanlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Fioratti. Sì. Moroni assente. Bortolomeotti. Lì no, anche Moroni è d'accordo, solo è dovuto andare via per motivo. Prima io voto sì. Lo so, per me ha scritto, quindi voglio dire, so della sua assenza perché stava sul posto e anche mandato delle immagini. Comunque, Bortolomeotti. Sì. Lombardi. Sì. Julian. Petito. Sì. Iago Angeli. Diamanti. Diamanti. Sì. De Maio, sì. Marchitti. Sì. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Sì. Poi, assente. Renzi. La Pegna. La Pegna. Assente. Lazzarini. Sì. Grammatico. Grammatico. Assente. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Giovannini. Sì. Venti presenti, 20 voti favorevoli, la mozione è accolta. Allora, nel ringraziarvi per la disponibilità e per il lavoro fatto quest'oggi, dichiaro la seduta conclusa. E vi auguro, per quanto sia, un buon Ferragosto a voi e a tutte quante le famiglie. Buona serata e grazie. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie Presidente. Arrivederci.
Arrivederci. Buonasera a tutti. Arrivederci a Ciao. Tutti. Grazie a tutti. Tutti. Grazie Presidente. Alla prossima.